Abbiamo premuto il rec. Ok, ciao Revian, ciao Liam, ciao Shand, ciao Franix. Ciao Polite, ciao T-Seeker. Prima di scendere, Franix si sì, a volte non c'è il selettore, non essendo partner, il selettore decide lui quando darmelo. Ciao Nicola e ciao Kala col siero di Garnet. Aiuto, siamo qui con Ever Crisis. L'abbiamo già portato al Day One, quindi il 7 settembre. È passata quasi una settimana da quando è uscito. Nel frattempo ho livellato, abbiamo fatto un po' di roba. È uscito anche l'evento che oggi vedremo. In effetti, alle 22 c'è il reset. Quindi, eventualmente, adesso lo mettiamo un attimo a farmare meloni. E non il Premier, se vuole. E torniamo, però. L'obiettivo di oggi è vedere tutto il mancante di The First Soldier, gli story quest che ho sbloccato, che non sono tutti, in realtà sono molti meno, scusate il ventilatore dall'altra parte, sono molti meno di quanti ce ne sono, perché sono in totale 3 per 3, 3 personaggi, 3 story quest a personaggio, io ne ho sbloccati 5, i 3 di Cloud, 2 di Tifa e 1 di Aerith, gli altri non ce la faccio ancora. E poi vediamo. Bisogna tirare a mezzanotte, l'importante è quello. Nel frattempo qui vedete dall'ultima volta che l'ho usato su BlueStack, perché ci sto giocando da iPad. Dall'ultima volta che l'ho giocato su BlueStack, tutto questo è quello che ho sbloccato, che è tutto praticamente. Ok, qua c'era anche il draw, però qua c'è quello di Tifa, dovrebbe apparire. Che meraviglia. Per prendere i vestiti degli eventi, come quello di Cloud, bisogna ottenere nell'arco di vita dell'evento 12 stamp. Gli stamp si ottengono spendendo 3000 cristalli nei draw, facendo quindi il draw da 10. Si può ottenere da 1 a 12 stamp nel totale. E io l'ultimo ne ho presi 5, ne mancano 2. Solo che i cristalli non ne sto ottenendo più. Forse anche per questo faremo la COP. Il periodo va dall'11 al 29, quindi c'è tempo fino al 29 per prendere 12 stamp. La faccia di Red dicevano che era quella tra quella che si vede nel trailer di Rebirth, però che ride. No, in questa live faremo tutto The First Soldier. The First Soldier lo vediamo tutto. Quindi sarà canonica, cioè la trama sarà di quella. In più gli story quest sono di trama, ma ne parleremo appena li vedremo. Zack si ottiene facilmente invece il costume. Tutto quello che è legato all'evento si ottiene abbastanza facilmente. Difatti, c'è altro no. Vediamo se ho The Gifts che devo prendere. Come me la toglie la notifica? E non me la toglie, non mi rimane la notifica. Se io vado su, anzi, su Draw ci sono per l'appunto questi pool, diciamo. Questi qua sono quelli di default, che tra l'altro si possono fare solo con le transazioni. Qua non vedete perché c'è la chat, ma sono 1500 cristalli rossi. Questi cristalli rossi sono quelli a pagamento. Questo è quello che c'è da. Questo è quello dell'evento. Per l'appunto io attualmente ho 10 stamp. Me ne servono altri 2. Qua posso vedere anche la preview. Purtroppo non posso zoomare con questo. Non so come fare il pinch con BlueStack. Forse doppio clic? No. La rotella? No. Va bene. Ciao Sachikun. E infatti qua c'è scritto anche gear possono essere ottenuti dagli stamp card per sicurezza. Oppure ti compri tanti cristalli e farmi quelli, cioè di base è quello. E possiamo vedere anche Red, però ottenendo il vestito, il personaggio nell'overlay avrà il vestito. Il vestito si riflette anche nella parte esplorazione.
Vediamo anche Red. Red è il classico hippie. Fine così. Il wallpaper lo vediamo negli exchange. Cioè nei reward dell'exchange. Però vediamo se da qua riuscivo a vedere o no, devo fare il giro comunque. Prima fatemi finire qui. Questo è quello che c'è di base, che anche questo è il banner attuale. E infine i ticket, che sono i ticket che pian piano puoi ottenere facendo le robe nel gioco. Io bruttissimo perché gli ticket si tengono a 5 a 5. Per esempio di lei ne ho 5. Quando otterrò altri 5 farò il pool da 10. Per provare ne ho usato uno di Glenn e quindi me ne sono rimasti 9. E mi è rimasto sto qua, non posso fare il pool da 10. Perché mi è rimasto un ticket. Per fare i tentativi, no? Cosa bisogna fare? Allora, vediamo se... Fatemi fare il giro. E... Da qua... Event, sì. Ah no, questi qua sono quelli che mi rimangono dell'evento di Zack. Infatti il costume si vedeva facilmente con 500 ombrelloni. E salvagenti ombrelloni. Qua posso... Qua tra l'altro... Oh! Un gear exchange. Io, ah sì, ho wallpaper, ok, mi ricordo adesso dov'è. Posso ottenerlo uno di questi? Uno di questi posso comprarlo. Perché io ce l'ho un gear voucher. Però me lo tengo per Sephiroth. Ok, andiamo nei wallpaper. Questo è quello di Zack. Che ho sbloccato, ripeto, questi sono, si sbloccano facilmente. Mentre quello di Tifa è qua, ma non l'ho ancora ottenuto. Per ottenerlo, dovevi prendere la sua arma e avere 7 stelle. 7 stelle significa dropparla a 5 stelle 3 volte. Oppure bisogna avere 200 parti di della costruzione dell'arma. Che poi, a me già basta questo, non bisogna tenerlo come wallpaper. Il problema è quando lo toglieranno. E qua non ci sarà più se uno non lo sblocca. Che è questo qua. C'è anche quello di Red, se... Dato la Murasame ce l'ho a 6 stelle. Io la Lifeguard Saver, per l'esattezza, ce l'ho. Mancano 5 minuti. La Lifeguard Saver, quando trovo Tifa... E questa? No, questi sono i Grand Gloves. No, ce l'ho a 5 stelle, non a 6. Questa, che poi è Lifeguard Wraps, ce l'ho a 5 stelle. Però... Attualmente ho 25 parti, ne servirebbero 200. Quindi in totale me ne servirebbero altre 400 di questi qua. Ma questi qua si ottengono o pullando e ottenendo la stessa arma, oppure servono questi che si ottengono o pagandoli oppure in altri modi. Io per esempio ne ho 100 di questi di Zack perché li davano con l'evento. Però, per carità, penso che l'arma sarà pullabile sempre, anche dopo l'evento. Non penso che lo tolgano una volta che finisce l'evento. Non saprei. Magari cambiano le percentuali. L'ombrello lo tolgo. Ma l'ombrello si ottiene coi pull o si ottiene solo con l'evento? E il banner viene elevato. Dovrei vedere. Ma devi potenziare l'arma. Per potenziarla puoi prendere solamente con i pezzi di Tifa. Cioè, se io per esempio vado su Figure 2. Bisogna vedere il banner in effetti. Io qua posso vedere i details. Ma se in quello della Masamune, se io vado nelle Ots, c'è il Lifeguard Saver? No, non c'è. Ok. E allora poi per se scade l'evento puoi aumentarla con i
con quelle di Tifa. Perché non otterrei più i lifeguard ticket, ma potrei ottenere solo quelle di Tifa. Ok, aspettiamo questi ultimi 4 minuti, così ci becchiamo le nostre giornaliere. E poi iniziamo con The First Soldier. C'è anche da capire il fatto che nell'evento noi vediamo anche Cloud e Aerith con un vestito estivo. Anche con loro daranno il costume più avanti. Tower sono al 20. Ma penso di potermi fare altri 5 piani almeno adesso. 24. Ora sono intorno ai 55. In realtà non è tantissimo. Sarà bello qua. Quando dovremo affrontare Astral Iron Giant. 183k. Ci si arriva se shoppi. Io sono dell'idea che hanno sbagliato, secondo me, a fare partire l'evento e poi fare subito dopo una manutenzione da 8 ore. Non sarebbe stato meglio prima fare la manutenzione e poi far partire l'evento? Quindi, tra l'altro ho letto che era manutenzione proprio dello Square Enix Bridge, quindi tutti i titoli Square praticamente erano andati in manutenzione. Però, mettetevi d'accordo, cioè fatelo partire dopo l'evento, non prima, che prima c'è fate partire l'evento e poi c'è una manutenzione da 8 ore. Sì, sì, era manutenzione dello Square Enix Bridge, quindi proprio il ponte dei giochi mobile. E in quel caso, quando te lo dicono prima, non compensano. Infatti hanno sottolineato più volte, as previously announced. Se te lo dicono prima, per loro non è colpa loro. E quindi non danno ricompense. Tra l'altro, vediamo le notices in quest'ultimo minuto. Qua hanno spiegato meglio cos'è il banner di potenziamento, perché per adesso hanno dato stanno dando i potenziamenti a 20% per settimana. Prima c'è le armi, poi ci sarà il livello, poi ci sarà i materiali di sintesi. E qua hanno spiegato bene come funziona. Vedere se trovavo... queste cose a pochissimo. Che è questo qua. Che qua hanno spiegato la tripletta di cose. Dal 10 le tre campagne. Infatti appena c'è questo porterò tutti al 50. Appena parte questa campagna. Update che io non ho fatto. Quindi questo update. Vabbè dai, 20 secondi. Facciamo il reset e partiamo con il gioco. Tra l'altro devo fare anche... Voi se lo sapete, queste qua, queste missioni qua sotto, si possono accettare e reclamare solo da qui? O c'è un menu dove si trovano? E per aggiornare però devo fare una missione, solo da lì, ok. Il mio ID... Pensavo si vedesse da qui. Allora è su profile. Bello da giocare da PC. Ok, penso che se faccio partire una missione a caso mi si resetta. E infatti. Ok. Ora facciamo The First Soldier. L'ultima volta eravamo rimasti dopo il boss, dopo Gallon Baloir. Ah, l'ID si può vedere anche in alto, premendo su Tap to Display.
Ok, vediamo se sta notifica. Ok, login giorno. Ma già partita quella di Ever Crisis? Di Crisis Core? Ok, questi sono rarissimi. Questi qua li ottieni solo col Chocobo praticamente. Quello di Crisis Core? Ancora non è partita quella di Crisis Core? Perché mi servirebbero 16 stamina. Però c'è scritto dal 16 settembre. Ah, vero, dal 16 settembre partiva. Ecco cosa non mi quadrava. Dal 6 di settembre. Ok. Ora devo andarmi a ricordare. Era il capitolo 2. Questo me lo ricordo. Però capitolo 2. Devo andarmi a ricordare qual è l'ultima cosa che abbiamo fatto. Era quello col. Vedi, vabbè, posso vedere i nemici in effetti. Ok, da qua. Ah, questo qua è quello col Gallanbloir. Quindi è il prossimo. Questo l'avevamo fatto. È da quello dopo che dobbiamo partire. Nell'eventualità, recuperatevi la scorsa live. Però no, questo è solo filmato, non può essere. Dai, però miseria, non può girarmi così male la vita. Questo anche l'esplorazione, e questo pure. Questo ha esplorazione. Ah no, questo non ha l'esplorazione. Era quello con l'esplorazione, era questo l'ultimo. Era questo con l'esplorazione. Ok, siamo un po' overpower, ma chi se ne frega. Dovrebbe essere questo. Tolgo l'auto e si inizia a tradurre. Finché non crasha. Ogni tanto su iPad mi crasha, devo dire. Non si perdono quasi mai i progressi. Però. Ok, no, qua partiva diretto. Ok. Io non mi ricordo se io questo l'avevo fatto già vedere, però. Perché qui abbiamo queste farfalle che ci danno dei filmati diversi. E ogni volta. Gioco è basso, ok. Alzato. Ogni volta si può scegliere una risposta diversa e darà una ricompensa diversa. Ora mi manca solo guarda il terreno. Cosa sono queste? È un osso. Ossa. Da un mostro o da un animale selvatico. Sono enormi. Col cambiamento climatico e il mago abbondante non è strano per creature così crescere. Non è strano per le creature crescere, diventare enormi. Forse avremmo dovuto portare una pistola più grande. Dai, sei la Marx Queen. Usa quel Queen nel tuo nome. Marx Queen è il nome dell'arma, ma è anche il soprannome di Lucia. Ci provo. E allora, perché la pistola? Perché non c'è niente di più soddisfacente che usare un'arma enorme per abbattere un obiettivo enorme. Ok, scene che ci permettono di conoscere i tre protagonisti. PS. Sto gioco non ha gli incontri casuali. Sembra avere gli incontri casuali, ma non sono casuali. Tutti questi incontri che ci sono nella mappa sono fixed. Ogni volta che si resetta la missione e si rimane nello stesso punto, riparte lo stesso scontro con le stesse wave con gli stessi personaggi. Annunciato? Un attimo. Ciao Frank. Alle 22 l'hanno annunciato. A che ora è? Domani a che ora è? Possiamo già finire la diretta. Scusate se state sentendo tutto malissimo. Chrome non sta reggendo. Domani alle 23. No, 23 chest cos'è? 23 chest to Italy. Adesso è mezzanotte. No, alle 23. Un'ora prima. Perfetto. Un attimo, fatemelo mettere su spread knowledge.
Sì, ovvio che c'è Rebirth. È domani, sì, ok. Fatemelo mettere su Spread the Knowledge appena lo trovo. Domani, State of Play alle 23. Baten Kaitos, vediamo come gestircelo. Lo porteremo, faremo 10 minuti praticamente. Allora, indie e terze parti. Anche su TikTok si può seguire. 2023 e oltre. Dura, non c'è scritto quanto dura. No, non c'è scritto quanto dura. Sop, Sony, Rebirth. Io nei tag glielo metto, dai. Ok, non c'è scritto. Fatemi rivedere di nuovo il chest se funziona. 23 chest e 23 Italia. Ok. Allora è 23. Di solito chest è più uno, ma mi sa che adesso siamo nel fuso orario corretto. Fatemi solo aggiungere una cosa. Ok, no, devo mettere il corsivo qua. Nel frattempo sentite la meravigliosa musica di The First Soldier. Sì, ma Rebirth è sicuro perché si sapeva già, tra virgolette, che c'era Rebirth. Bisogna vedere quando lo annunciavano. Strano che l'hanno annunciato alle 22 per le 23, quindi sono 25 ore a sto giro di distacco. Domani, allora, lo dico già adesso. Il No Mars dubito altamente. Domani alle 16 c'è il direct, ci sarà Destiny a seguirlo in diretta. Io alle 21:30 mi collego, ci rivediamo e vediamo cosa c'è di importante nel direct. Appena finiamo, quindi se mi dura 40 minuti il direct, vediamo Baten Kaitos se almeno riusciamo ad avviarlo. 23 State of Play. I debuff si vedono che fanno stack quando c'è l'icona che cala. Dovrebbe esserci più freccettine verso il basso. Sì, l'ho preso da GameStop. Perché c'è la Steelbook. Tanto me l'hai pure mandato. Deve essere lungo a sto giro il trailer, ma in realtà non più di tanto perché deve essere lunga l'informazione che verrà data, non il trailer. Il trailer sarà i soliti 2-3 minuti. Poi sarà l'informazione dietro. Interviste. Domani forse al TGS ci saranno interviste. Devo chiudere Chrome, sennò qua continuo ad andare a scatti. Stavo dicendo prima dell'ondata per Soldier. Secondo me Kingdom Hearts 4, finché non esce Rebirth, non si vedrà minimamente. Questi dovrei averli fatti entrambi, quindi vediamo se ne ho un altro. No, ce li ho entrambi. Lo vedo ma lo salto. Così mi mantengo più verso l'ufficiale, tra virgolette. Stavo dicendo, in sto gioco non ci sono gli incontri casuali, questi sono fixed. Passando in questo punto nella mappa, ci sarà sempre un incontro. E tra l'altro, quando fate la battaglia, la prima volta vi dà esperienza, se la rifate non ve ne dà più, per indicare che già l'avete fatta. Sì, alle 23, sto stato play. Se vogliamo le cose fatte bene, fate lavorare Nomura ad un progetto alla volta. Finché Nomura non dice ho finito con la trilogia del 7, non fategli fare Kingdom Hearts. Se no, vuol dire volere le cose fatte male per il piacere di averle subito. Se no, dobbiamo togliere Nomura da una delle due cose. E in quel caso, uno non è più Final Fantasy 7 e l'altro non è più Kingdom Hearts.
tra l'altro era con questi incontri casuali che noi avevamo avuto problemi l'ultima volta. Devi vedere nel frattempo un giro su Twitter. Oh, konnichiwa. Ho aperto Twitter, mi è apparso un tweet di Oda in cui dice che vuole, spera di fare 12 stagioni. Però probabilmente arriveranno tra le 3 e le 6. Non ho capito se questo hanno confermato effettivamente la stagione 2 con questo. Però vabbè. E poi la leggo meglio. Ah, ovviamente domani annunceranno Horizon per PC. E Forbidden West. È un'impronta. Davvero un'impronta davvero grande o grossa. Ed è fresca. Qualunque cosa l'abbia fatto è vicino. Io spero di no. Perché? Va tutto bene? L'ornamento sulla mia spada si è rotto. Tra l'altro è la posa che è simile a quella che ha Zack all'inizio di Crisis. E adesso sì che hai perso la voglia di combattere. Sei davvero una rottura. Riparalo. Non posso riparare me dall'essere una rottura. Ma l'ornamento, d'altro canto, cioè non posso riparare il mio essere una rottura. C'è qualcosa che po con cui posso rimpiazzarlo? Sì, con loro tre. Ancora voi, sono così stanco. Bleh. Mi sta mangiando. Perché ci guardi? Guarda, i tuoi snack se ne stanno andando. Ok, qua ci penserà l'autobattolo a sconfiggerlo. Prima c'è stato problematico farlo. Tra l'altro mi pare che questo l'abbiamo fatto la volta scorsa. Ripeto, forse mi sto mancando un pezzo, ma non mi sto ricordando dove eravamo rimasti. In realtà Nomura oggi è molto più importante per il progetto remake. Suppongo che non sia uno che si lamenta di quello che mangia. Preferirei non essere divorato da un mostro oggi, grazie. Ok. Tra l'altro vediamo se si riempie. Sì. Questi magari per chi non l'ha preso. Abbiamo Ifrit. Con l'animazione presa da 7 remake. A 360 però. Cioè non animazione, dello sprite. Tra l'altro io non mi ricordo se questo l'avevo mostrato in diretta o forse era il Queen che avevo mostrato. Perché io ricordo che non riuscivo ad andare oltre l'esplorazione. Ifrit c'è proprio la quest delle summon. Si sblocca dopo che finisci il 7, mi pare. Non è supervisore Nomura. È creative director. È molto più importante del director. Supervisore è quello che ha fatto Oda con Netflix. Creative director significa che decide tutto. L'unica cosa è che non dirige. Questo è figo. Potrei fare un bello ornamento. Non vedo l'ora di andarmene da quest'isola.
Penso che ho trovato un modo, una strada in cui arrampicarsi, cioè una strada in cui ci si arrampica. E qui siamo ritornati appunto all'elicottero, perché Rosen ci ha detto di andare a riprendere la batteria per la barca. E sì, noi era quello nella barca che avevamo visto. Sto cominciando a ricordare mentalmente. Ok, l'ho trovata. Musica contenta. Sì, questo dovrebbe funzionare. E come nonna dice sempre, una buona fortuna è una stringa di fortuna rotta. Sarà un proverbio che non riesco a tradurre. Ok, la partita della chitarra per 4 secondi. Ciao Ivanir, sì, non posso averne la certezza al 100% da ufficioso, da ufficiale, ma diciamo che è molto probabile, ecco. Possiamo dire che è molto probabile. Questo è solo filmati però. Ok, mettiamoci il refu, tutto contento. Noto anche qui le animazioni della legna sono tre, anche quando la passa, come è stato con... Cos'era con i piccoli blocchi di legni che avevano due animazioni apposite? Questo dovrebbe bastare. Una volta che la barca sarà riparata, suppongo che sia che ci saluteremo. Sai perché stiamo andando nell'isola principale, vero? E a te sta bene? Non sono forte abbastanza da uccidervi tutti. Getterei solo la mia vita. Oltre ciò... Anche se tu arrivi nell'isola, non c'è garanzia che completerai la tua missione. I guerrieri più forti di Rador sono lì, ti aspettano. E se ti prendessimo come ostaggio? Non importerebbe. Noi Radorani non abbiamo paura di scegliere la morte quando la vita degli altri sono in pericolo. Mi arrendo. Ma qualcuno legato a te sarebbe triste se tu morissi. Chissà. La tua famiglia? Se intendi legami di sangue, non ne ho. Non ho fratelli e i miei genitori sono ritornati al pianeta dopo un incidente nel mare. Mi sta grattando il cappuccio? Funziona, possiamo andare. È passato un po' sin da quando ho parlato con qualcuno. Mi sono divertito molto. Nel frattempo la barca ha preso la benzina, finita benzina. Ci vuoi davvero fuori di qui, giusto? Ovvio, beh, noi andiamo. Dimenticati di questo luogo, ti prego. Soreja. L'isola principale è a sud, devi andare a sud. Dovete, caso specifico. Abbiamo abbastanza benzina? L'ho usata a stento, dovrebbe andare bene. Cioè, era piena, ma da quando l'hai accesa per 20 minuti magari. Glenn si era affezionato ormai a Rosen, però Rosen non lo vuole. Abbiate
un viaggio sicuro, cioè buon viaggio. Traduzione letterale non è... Cioè, mio... Qua ho sempre visto, non capisco se è il suo saluto o se gli sta venendo il mal di pancia dal fatto che se ne stanno andando e quindi si sente male. Matt, andiamo. E PS, qui c'è il viaggio in barca, tra l'altro è, diciamo, è un filmato questo, non è, è pre-renderizzato. In sottofondo c'è il tema di Elf, che è una canzone di Before Crisis, il tema appunto di Elf, che è uno dei personaggi più importanti di Before Crisis. E non ha senso che sia qui. C'è per una scena che non si può neanche decidere la durata, c'è uno dei, delle canzoni più importanti di Before Crisis. Che ovviamente chi me le va a cogliere queste situazioni? Chi ha giocato Before Crisis? I giapponesi. Ok, vi leggo 10 secondi e andiamo. E... Avevano capito niente, ma troppi fan sono smenosi. Comunque sono due anni che Kingdom Hearts latita. E lì dovrebbero muoversi più con Missing Link in realtà. Però col fatto che hanno appena lanciato Ever Crisis, c'è sempre qualcosa nel mezzo che magari impedisce l'altro. Poi la gente dovrebbe capire che un conto è l'attesa, un conto è il lavoro. Però lì è sempre relativo a... Questo recensore che fa davvero bella, complimenti, grazie. Per quanto è sempre fatto che quando rivedo un contenuto in cui parlo di qualcosa, ho sempre voglia di aggiungere o togliere qualche pezzo, qualcosa mi è sempre uscita male. Poi, col senno di poi, qualcosa legata alla storia l'avrei modificata. Però oggi è facile parlare con l'ultima in mano. Ciao Sachi-kun, grazie per esserci stato. È stata. Adesso siamo col capitolo 3. An unfamiliar hostile, un'isola non familiare ostile. Tra l'altro avevo visto la domanda prima, cosa ti aspetti da Xbox al TGS? Io di base non mi aspetto niente perché non mi interessa niente di primo impatto. Se vorrei una cosa, vorrei la data del 14 e l'annuncio del 7 remake. Il Like a Dragon Dare è il 20, è un'ora dopo il Summit. Il Summit è alle 5 del mattino, il Like a Dragon Dare è alle 6 del mattino. Che sarà lo stesso ma in inglese. Probabilmente è proprio lo stesso identico, però con persone in inglese. Ho detto che questa settimana non ho messo live apposta per questo motivo. Appena ho fatto il piano live sono arrivati tutti in una botta. Guarda, loro mi aspettano, cioè loro sanno che mi aspettano. The First Soldier, capitolo 3. Un'isola ostile, non familiare, attraversando l'oceano. Se domani non c'è Rebirth sarebbe una grandissima delusione. Ma non tanto per Rebirth, perché lì sono io che mi alzo le aspettative. Ma nel modo di proseguire di Square, personalmente. E quando dura sto caricamento? Che sta caricando? Anche se stessimo giocando su PS4. Fratello. Ah, si è bloccato. Non sta. Si è bloccato. Vediamo se si sblocca. Aspettiamo un attimo. Ah, ecco. Si è sbloccato. Ok. Con i suoi tempi, ma ce l'ha fatta. Arcipelago di Rador. Oceano. Un bambino che ha perso i suoi genitori, vivendo su un'isola deserta per il bene della sua gente. Spezza il cuore. Un ragazzo più che un bambino. Okay. Abbiamo differenti modi di vedere la vita. È tutto qui. Lo so, ma nonostante questo... Glenn, che c'hai? Che ti sta scadendo? Che ti sta accadendo? I tuoi istinti paternali ti stanno calciando dall'interno? Fumo bianco significa che è vivo. Buona fortuna, ragazzo. E questa qua è la frase che ho messo su Spread the Knowledge. Fumo bianco significa che sta bene. L'ho messa quasi decontestualizzata.
La gente, che significa fumo bianco? Stiamo per raggiungere la parte più nord dell'isola. Siamo fortunati, è l'area designata del punto di raccoglimento. Acciaio in sto giubbotto. Ah, è Steve Paternale, il padre di Cloud. Ehi, non è il mostro dell'isola? Mi chiedo se non ci stia inseguendo. Ci seguirei ovunque. Andiamo? Ci seguirei ancora, Stamp? È così che ti chiamerò d'ora in poi. Stamp! Sta zitto. Glenn, spero che ti scuserai per questa. Hope you're sorry. Posso dire che questa scena è meravigliosa? Se fosse stato su un gioco d'alto livello su console, sarebbe stato meraviglioso questo inseguimento. Ok, ma ha tolto Ifrit. Oggi sta andando più a scatti del normale, BlueStack. Forse ero io che mi sono abituato male con l'iPad. Ok, a sto giro il caricamento è stato umano. O forse è solo staccato la musica, ma sta caricando. Oh, ok. Ouch. Costa Borduras. Ah. Combattere su una barca ti mette davvero in situazione di svantaggio, eh? Non me l'aspettavo. Io non mi aspettavo che tu dormissi per oltre un'ora. Ah. Mostra quanto posso essere freddo a prescindere dalla situazione. O meglio, mantenere il messer figo a prescindere dalla situazione. Questa dovrebbe essere l'isola principale, giusto? Sembra quel terreno, sì. La nostra area di ricognizione, le rovine logs, dovrebbe essere da qualche parte nell'isola. Sembra difficile, impervio, ma penso che ce la faremo. The price of freedom is so steep. Allora, vai tu. Noi cerchiamo un'altra strada. Ci vediamo in cima. Assicurati di assicurarti l'area di sconfiggere tutti. Non so se c'è un termine italiano per indicarlo. Ah, dai. Va bene. Suppongo che ci incontreremo. E nel frattempo arrivano i Baloir. Nel mentre. E se non ci sarà, però, ora non ci sarà niente. Ma lì in qualche modo dovranno riempirlo. Se no fanno veramente 20 minuti di Horizon su PC. Silent Hill 2, ma ci sono diversi titoli, anche third party, tra virgolette, esclusive console Sony, che sono fermi. Da quando si sono tolti il sassolino di Grand Blue Fantasy, il mondo RPG almeno un po' si è acquietato. Sarebbe stupido mostrare qualcosa di Ryuga Gotoku, ma l'ultima volta l'hanno fatto. Hanno mostrato un gioco di Nagate con Ishin, per poi mostrarlo meglio al Summit. In questo caso cosa fanno? A livello di Ruga Gotoku. Tekken 8 ha una data. O dicono il temporale di Wolverine. O annuncia qualcosa Naughty Dog. Nella gioia di Ganondorf. La live non so, e il gioco un po' sta scattando, il gioco però. La live non penso, il gioco mi pare che tutto scattasse meno, ma più si riempie più magari è meno performante. Poi magari sono settaggi che dovrei toccare. Quest'isola brulica di Balor, anche quest'isola brulica di Balor. No, allora il gioco è un po' più scattoso rispetto all'ultima volta, specialmente le battaglie. Potrebbero avergli dato il permesso di girare liberamente per dissuadere gli stranieri dal visitarlo, dal visitare l'isola. Mi chiedo quanti altri ne incontreremo prima di raggiungere la cima. Combatteremo tutto quello che c'è in mezzo alla strada. In questo siamo bravi, giusto? Giusto.
Ma questo non significa che dovremmo essere stupidi, cioè che dobbiamo farlo senza pensarci. Sì, preferisco mantenere le battaglie al minimo. Lo so, lo so. Ma anche il fatto che a volte i caricamenti sono più lunghi, forse il tempo di assestamento anche. Purtroppo quando Square si deciderà a fare sti titoli nativi per PC, sarà sempre troppo tardi. E un attimo, mi sono perso. Questo era solo filmati, questo l'abbiamo appena fatto. Subsection, ok. Visto che forse. Beh, ora parte il filmato, quindi lo leggo dopo. Non devo saper partire. Ok. Sempre più rapido. Spostiamo la freccia. Siamo abbastanza lontani. Abbastanza in alto, forse. Ce ne abbiamo ancora da farne. È più lungo di quanto ci aspettassimo. Tutto grazie a Baloir. Quanto mi sembra il nome giapponese di questi? La strada è dura e impervia, molto dura e impervia, ed è infestata con questi mostri rana. Come fanno i Riadorena a vivere qui? Sì, quest'isola è troppo pericolosa per la gente. Ci sono mostri ovunque tu ti giri. Ecco dei mostri, infatti. Parli del diavolo. Perché non vi rilassate intorno alla costa? Perché loro sono territoriali e siamo sul loro territorio. Ma questo... ma funziona così. Così come? Come lo capisci? O meglio, è così che funziona. Così in che senso? Mi piace raccogliere più informazioni possibili su questi Baloir. Il mio obiettivo è finire il più possibile il bestiario. E prima di iniziare ufficialmente la nostra missione. Così spero di prendere dei dati anche fuori dal combattimento. Ok. Se questo è quello che vuoi, ti aiuterò. Ok, e se la sbrigano loro. Visto che le borse degli azionisti stanno muovendo verso la data in modo da aumentare i profitti. Il calo in borsa c'è stato mese scorso. Oggi è uscito un articolo particolare di Bloomberg che in realtà in alcuni casi è da rivedere. O meglio, è da rapportare in maniera differente. E comunque in quel caso già era preparato prima. Cioè già eventi così sono preparati a prescindere da quello che può essere l'ultima ora. Differente è quello che ho visto invece quando Square ha mostrato il trailer di Rebirth al... neanche a Summer Game Fest, ma ha fatto tutto quel countdown. Quello potrebbe essere stato visto come una sorta di riparazione, ma lì si va di speculazione. Non copio un giocatore di MGS e mi ha inviato una richiesta d'amicizia. Bisogna vedere che potenza aveva. Che poi mi pare siano limitate solo 30 le richieste d'amicizia. Purtroppo le battaglie le vedremo sempre un po' andare non perfette. Potrei provare a uscire e rientrare, ma ne vale la pena? Magari sì, ah, non lo so. Grazie a voi due. La loro sezione è quasi completa. Guardati, professore, così felice. Ovvio, questa è una parte importante del lavoro, qualcosa che prendo molto seriamente. Giusto, giusto. È che non vedevo da molto quel tuo sorrisino, quindi forse c'era ancora di più. Come un bonus in denaro. Non lo so, potrebbe esserci. Ah? Davvero? È tutto quello di cui ti interessa? Sei così avido? Dai, muoviamoci, il sole sta per tramontare. Ehi, aspetta! Quindi c'è un bonus o no? Ehi! Team Glenn o Rebirth Battle? Io spero che il Team Glenn non venga completamente ripreso. Perché equivarrebbe a rendere sto gioco obbligatorio per comprendere parte 2 e parte 3.
un accenno, un riferimento, una battuta come quella che fa Ojo sul Project S, quello sì, ma che sia obbligatorio che siano presenti, tra virgolette, per comprendere al meglio la trilogia di remake, no, non mi piacerebbe. Spererei di no, più che altro. Mi piacerebbe una parola grossa, vedete come lo implementano. Preferirei di no. Che poi, secondo me, Lucia e Matt muoiono in questo qui, cioè in questa sezione, e Glenn lì con lì morirà. Cioè lì con lì, nel periodo Crisis Core. Perché lo vediamo contro Sephiroth, morirà in quel periodo. O muore o gli succede qualcosa. Siamo Master B. Sì, Evercrisis è solo in inglese e in giapponese. Pensare a queste cose. Mi sa che un esci entra. Lo facciamo dopo di questa. Ciao Nokoruki. A livello di forza sono ben oltre, quindi non avrò problemi. Però sta andando un po' a scatti. Però vediamo se come rivederla. Ripetere la musica figa. Però qua stiamo facendo la storia, ma che già ho fatto, quindi non avrò problemi di combattimento. Poi vediamo dopo se fare qualcosa di extra. Oh, guarda, che bella visuale, che bella vista, che bel panorama, ecco. Dovremmo essere capaci di andare all'interno da qui. Quando esce la host ufficiale di Evercrisis? Andiamo verso le rovine Logs e controlliamo l'aria una volta che arriviamo. Che dici di prenderci una pausa prima? Dovremmo riposarci in caso incontrassimo altri mostri. Buona idea. Assicuriamoci l'aria. Sembra prima, non so se non c'è il termine italiano per indicare quando ammazzi tutti i nemici. Va bene, mentre c'è il combattimento. E non è che Glenn, padre di Roche, è più figo. Allora, io spero che non ci siano parentele di sorta. Anche perché per adesso Glenn e Roche non usano comune i colori di capelli. Però a livello di, come si dice? Oh, i famosi Crip Shane. A livello di, non somiglianza, possibilità. Sembra meglio di Prate di Cloud. Di sicuro sembra meglio di Prate di Cloud. L'evento l'ho giocato, sì. Cioè, fine, sono quattro battaglie identiche, dei filmati a seguire. Sì, e l'evento è bellissimo. L'evento è bellissimo. Perché sono riusciti innanzitutto a inventare un nemico nuovo, che per me il Watermelon Tom Berry, rinominato Cocon Berry, è bellissimo come nemico. Cioè, mi ricorda l'epoca di quando in Union Cross facevano tutti quegli Heartless strani, tipo Gilgamesh, Kefka, oppure il Tsum Tsum e così via. Ed è, cioè, per me il Watermelon Tom Berry è meraviglioso come nemico, come idea, come qualunque cosa. E la storia dell'evento è fanservice allo stato puro, anche non plausibile, perché non ha senso che c'è quel Tom Berry che viaggia nel tempo. Però è solo per fare la scena figa tra Zack ed Elif. Mi va più che bene. È come quando all'epoca avevano fatto l'evento di Topolino, di Paperino e Pippo in Kingdom Hearts Key. Poi lo misero, tra virgolette, di storia in un cross. Shanton Berry. Perché non ride. Se sono soddisfatto di Evercrisis, lo vedremo al prossimo film, al prossimo fine combattimento. Ce lo vedremo, ne parlo. Ok. Siete riposati? Andiamo oltre. Proseguiamo. Non dovrei dirtelo, ma andare avanti, ma andando avanti abbiamo bisogno di estrema cautela, attenzione. Ci stiamo avventurando in profondità nel territorio nemico. Glenn, stai ascoltando? Ah, no, mi stavo chiedendo come stava. E qui c'è la frase appunto che ho riportato da quando l'ho scritta. Intendi Rosen? Fumo bianco, suppongo che stia bene. Io poi quando ho letto sta frase ho staccato un attimo e ho scritto
L'ho scritta su Spread Knowledge. Non riesci neanche a vedere il camino da qui. Mi chiedo se lui si sente solo dall'essere così distante da qualunque, da tutti gli altri. Dubito che tu sappia come ci si sente, visto che sei costantemente circondata dai cadetti che alleni. E qui, introspettiva in Lucia. È più isolante di quello che pensi. Non posso esprimere quello che sento ed essere me stessa con le persone che non conosco bene. Questa frase vale tutto Crazy Score. Anche se Rosen non deve essere così profondo, cioè non deve forza sentirselo così tanto. O meglio, anche Rosen non è neanche questo. Non ha nessuno con cui non può neanche condividere i suoi sentimenti. Quando completeremo la nostra missione andremo a vederlo. Ecco cosa c'è nella sua mente. Ascoltare cosa c'è nella sua mente. Ho letto here, non here. Sì, mi suona bene. Gli porteremo un souvenir. Anche a Refu. Cioè, non capisco perché a volte sotto ci sono i diavoli più soldi, a volte i balloon. Qual è il criterio? Che poi mi chiedo. Devo segnarmi quali faccio, perché ora non mi ricordo più qual è. Spero sia questo che devo fare. Devo vedere i nemici. Quando ci sarà un nuovo personaggio tipo Sephiroth che metterà la prossima volta. Ma visto che ho già armi al 60, al 70, dropperò sempre armi 50 con rarità 3, 4, 5. Questo non l'ho fatto, il domatore non li ho affrontati. Ok. Dice sì, i gacha funzionano così. Però è quello il problema. Cioè io ho l'arma di Zack che è 15 stelle quasi. Oh no, mi sa che questo l'abbiamo visto. Ah no, allora questo l'abbiamo fatto, ok. Devo segnarmi i nomi delle missioni. Perché quando lo fai la prima volta sale in automatico. Invece ora non sale in automatico. E per aumentare il level cap dovrebbero mettere dei materiali appositi per la level. Allora, Ever Crisis. Per quanto bisogna sempre partire dal presupposto che io di gacha non ne capisco niente. L'unico gacha, gli unici due gacha che ho giocato in vita mia sono Record Keeper e Crash on the Run. Sono gli unici, non mi pare di averne giocati altri. Ci sto pensando una... Ah, beh, Union Cross e Dark Road, ma quelli... Mi è difficile anche definirli gacha, perché li ho giocati così dopo il loro lancio che non c'erano neanche più meccaniche gacha, tra virgolette. Dark Road l'ho giocato da Day One, ma Dark Road viene difficilissimo metterlo nella stessa fascia di questo, droppare le armi. Cosa troppo in Dark Road? Cioè, Dark Road viene così difficilissimo associarlo a questa tipologia di gioco. Lo so che è un gacha, però non ce la faccio ad accomunarlo come il gacha succhia soldi. Quindi io di gacha non ne so niente. Sono dell'idea che per quanto la ludopatia è una malattia riconosciuta, io non posso dare la colpa al gioco se mi scompare ogni 5 minuti un banner e lo compro. È compito del gioco farmi acquistare le cose. Anzi che non ci sono le pubblicità a schermo come gli altri titoli free to play, quelli che si comprano, tipo Catturop all'epoca, Catturop, vabbè, quello lì, e Fruit Ninja, che aveva la pubblicità a schermo. Quindi, quando leggo cose del tipo è troppo predatorio, è un gacha gratis, deve essere predatorio. È come dire che un gioco AAA single player costa 80 euro, costa troppo. Qual è il prezzo dei giochi? Infatti quella cosa non mi piace. Quello personalmente non mi piace. Capisco. E quella è la cosa alla Crash on the Run. Crash ne aveva un sacco di cose così. Guardi lo spot di Dai così. Quello mi piace poco, più che altro perché fa vedere cose troppo scollegate. Fossero state pubblicità di altri gacha Square, l'avrei compreso. Ma che mi mostri la Garnier? Cioè, mi immagino Square, anzi Applebot, che si fa i contratti con Garnier.
Che poi non posso, cioè io volendo, ora ve lo faccio vedere, sarebbe pubblicità occulta, io non posso farlo. Twitch mi banna se faccio vedere una pubblicità del genere. Questo è anche vero, deve farlo con qualcun altro pubblicità. Sto sbagliando, allora devo stare attento a quello che scelgo. Io ho fatto questa l'ho fatta tutta. Ok, devo fare questa. Quindi escludendo questo, escludendo la cosa del predatorio stica, il gameplay è da comprendere. Io penso che il difetto più grande di sto gioco sia che l'auto mod ti fa pensare che tu devi solamente farmare per proseguire. E la battaglia finale dei First Soldier io l'ho fatta in manuale, perché con l'autoplay non ce la faceva. L'autoplay è una falla. Se parte il counter con i sigilli, loro non si curano più, danno priorità ai sigilli. Se però attaccano mentre c'è il counter con i sigilli, mi ammazzano tutti. Quindi c'è questa piccola falla nell'IA. Questa cosa fa pensare, tu metti in auto, non ce la fai, devi farmare. Non ce la fai a farmare, shoppi. Vuoi tutta la storia, la devi avere subito, shoppi. Il gioco invece è molto permissivo per la storia. Le altre cose dobbiamo un attimo vedere come funziona. Piccola, la falla è abbastanza grande. È piccola per far ridere. E, oltre quello, il gameplay è proprio basilare di per sé. L'unica cosa è vorrei capire effettivamente quanto implica a lungo termine. Cioè, quanto mi cambia avere un'arma 60 e 3 sub-equip 60 rispetto ad averne una 90, 3 sub-equip 70, le materie e così via. Questo è quello che dovrei comprendere, tra virgolette. Ma questo dovrei giocarlo un bel po' per comprendere come funziona effettivamente. E la storia è quella, è Final Fantasy VII Crisis Core condensata, purtroppo non al 100%, ma era il loro obiettivo, dare un riassunto. Non è, cioè, già si sapeva, non è una scusa, ma era quello che sono riuscito a fare, tra virgolette. Io sono riuscito a fare nel renderlo, perché penso che comunque portare il 7 e Crisis Core è più una scusa per avere la storia nuova. C'è anche da dire che se non ci fosse stata la storia nuova l'avremmo giocato, perché comunque è il remake 2D del gioco, non al 100%, il gameplay univoco e i forzieri danno roba legata al gacha, quindi in certe cose va a peggiorare su questo. Però la storia nuova mi sta piacendo, per quanto è molto incompleta, e poi è facile che mi piaccia se c'è Sephiroth, cioè che c'è Sephiroth, che è ovvio che mi piace, bisogna vedere come lo strutturano. E quando comprerò la Genesis non mi piacerebbe. Gli story quest sono meravigliosi, per adesso ne ho fatto uno e mezzo e sono tutti belli. Per adesso non ho trovato uno fatto male dei tre story quest. E alcuni contenuti aggiuntivi sono fighi. Il Crisis Dungeon è bellissimo. Il Crisis Dungeon è meraviglioso come la struttura. Batti i nemici, aumenti il dungeon di livello, ti metti il perk, nel frattempo loro ti abbassano la vita e devi prendere le pozioni per aumentare la vita massima. A volte è un po' troppo ridondante nelle sue meccaniche. E basta. Più o meno questo. Poi, ripeto, io gacha parlando non ne so niente, non voglio diventare esperto di gacha. Come titolo, però, mi diverte. L'unica cosa che avrei messo, ma lì magari è per colpa di Dark Road, è una Endless Mod per farmare a ripetizione. Invece comunque devo premere due tasti per farmare. Quello, io metterei una Endless Mod, parto lì e mi farma a ripetizione. Anche a stamina calante, magari con le stamina toniche che si usano in automatico. Mi andrebbe più che bene. Invece devo scegliere l'opzione, fare tre combattimenti, ricompense, ta-ta-ta-ta-ta-ta, e così via. Allora, vi leggo un secondo. Lo State of Play lo seguirei domani in diretta, sì.
Generalmente non secondo me impara la microtransazione, ma alcuni in realtà sono studi sulla psicologia per fare sempre in modo che il gioco induca intrappoli nel meccanismo. Generalmente è tutto sottrattivo apposta. L'acqua dove l'ho messa? Qua che sta finendo. Dove sembra sempre di averne fin troppe di risorse. Sì, che è il mio problema. Infatti, Team Glen's Camp 3-3. Ok. Io questo problema ce l'ho con i Jill. Porca miseria, nello shop devo andare. Io sicuramente c'è un metodo per spenderli. Dovrei spenderli. L'ho comprato quello gratis. Penso di doverli spendere. Ho paura. Ho paura a spenderli. Non li ho mai spesi Jill finora. Perché mangiare l'animazione di cura. La cosa dell'animazione c'è anche quando tu fai partire la limit. Se hai fatto una mossa a due stack, tipo la Twin L di Glenn, se parte e poi fai partire le limit, la mossa non fa danno, però l'ATB l'hai usato. Lex ha formato fino al 46 per superare il finale dei First Soldier. Io livello 30 ho formato solo più armi. Lì è differente il modo in cui ti approcci, perché per esempio alcuni ho letto che farmano solo i pezzi delle armi, alcuni il livello, e il metodo migliore sarebbe tutto, però per chi viene dal gioco console pensa prima al livello che alle armi, per questo siamo più army based, livello based. Però io ho visto che serve tutto in questo. Quando non riuscivo più a farmare perché avevo un livello alto ma non bastava, sono andato alle armi. Su questo modo diverso, il problema dei caccia è che aggiungere contenuto se si vuole dire questo pagato da un paywall, che questo è un soldo di tempo. Il problema dei caccia è che pagando è una certezza che tu mi stai vendendo da buon fine. Sì, vabbè, quello lì, il fatto che tu spendi per ma non sapere cosa. Il punto è, da Ever Crisis, cosa vogliamo? Perché la storia si potrà sempre seguire, al più farmi tempo, e la storia non se ne va. Il punto è nel banner, il costume di Tifa. Cos'è più importante, la storia o il costume di Tifa? Il secondo. Che ha tempo. È quella la cosa che io, su cui loro sono intelligenti. La storia, che è la cosa in cui ti possono criticare se la metti dietro un paywall, è gratis. Il costume di Tifa non è una cosa che puoi criticare, ma è a tempo, ed è il costume di Tifa. Troppi meno di caccia sono problemi di manager qui, no, almeno per ora. E tra l'altro ora regalano 16 stamina al giorno quando parte Crisis Core. Non ho capito se è uno al giorno per 16 giorni o sono 16 al giorno per 16. In mio devi fare un per 10 di battaglia per zona, sarebbe figo. Scivora lo proviamo, appena finiamo di far soldi. Scegli che cibo devi fare una missione anche 208 istantaneamente. Però non ho preferito lo stesso gioco, ma non che 5 euro da vedere, ma le bande di gaccia. Un po' come la Poké Edition fa Fantasy 15. Però è che la Poké Edition è proprio strutturata in maniera diversa. Questo qui è comunque ripetitivo. The First Soldier, sì, Ever Crisis è un gioco ripetitivo. Cioè proprio, fai sempre le stesse cose. Sia nel farming, sia nel gioco in sé, nei dungeon. I dungeon sono nuovi, ma è sempre la stessa cosa. In coso, in Pocket Edition è tutto diverso. È progressivo. E non solo di storia, ma di tutto quello che vedi. Mentre questo qui è sempre la stessa cosa. Cambia solo la storia. Quando ci viene che dovrei essere ascoltato, ma anche la storia a un certo punto diventa predatoria. Le storie sono a pari per ora. Una cosa sono gli story quest. Poi c'è da dire che la storia mi ha fatto farmare, ma l'avrei fatto con qualunque RPG. Non ho farmato più di quanto abbia fatto in un Dragon Quest. Per Dragon Quest 4 ho dovuto farmare il doppio per andare avanti nella storia. Ma il punto è che se tu togli la parte gacha di Ever Crisis non rimane niente, rimane un gioco povero. Anche se tu lo metti a pagamento e ti dà, che so, le armi che le ottieni nei forzieri, in quel caso rimane un gioco brutto, perché è un gioco ripetitivo. Ha proprio la struttura da gacha, dovrebbero rivoluzionare la struttura, ma in quel caso dovrebbero rifarlo da zero. Perché lì è la mentalità è quella da gacha. Mi hai detto compra tutto e compro tutto.
Poi è ovvio che noi in quanto giocatori da console, ho finito? Preferiremmo. No, ancora no, mancano 3 passi. Bisogna vedere in quel caso come crea. Sì, ovviamente qua stiamo parlando adesso. Bisogna vedere quando ci sarà il prossimo update, di quando sarà lo stacco. Le daily. Il fatto che l'ho finito fa capire perché ho così pochi cristalli. Quasi finito, mi manca ancora una missione in realtà. Sto togliendo le... Qua c'è quello gratis? Dov'è? Ah, non è nelle daily, è nello... nel... Qua? È alla fine, perché l'ho riscattato, infatti. Ok, dico che vi leggo e continuiamo la storia. E comunque appunto uscito da poco, vediamo come si evolve. Come detto, attualmente la storia. Ciao per il grazie per il follow, Icchi della Fenice. E la storia per adesso richiede 40k come massimo, 43. La storia di Aerith richiede 70. La seconda di Tifa, la prima di Aerith, richiede 50. Quindi è un bel salto, ma in quel caso puoi farmare, non è trama principale. Quando ci sarà il prossimo update, quanto sarà? Io per adesso il mio party ce l'ho a 52k, ed è il team di For Soldier. Quanto sarà? Da 43 va a 50, sarà 60, 70? Lì bisognerà vedere come se la giocano loro. Una cosa da comprendere, come vogliono darcela. E non vorrei potesse essere fruibile, ma la storia se dovrei ricorrere agli esterni. Ciao Miki! E Dragon Quest 4 ho giocato quello di S. Ora non so se è più facile o più difficile rispetto a quello, però già quello di S mi ha dato abbastanza problemi. Il 5 no, il 5 mi ha dato tanti problemi, il 4 sì. Anche se è il più difficile, penso che finora per me sia stato il 3. Nel 3 ho farmato tanto. Dovrebbero fare che una volta finito levano i componenti di caccia e mettono un prezzo fisso al gioco. È quello che ha fatto Mega Man. Ma lì devono farlo. Cioè, è un investimento che devono sentirsi di compiere. Le bottigliette di stamina ce le avevo anch'io piene. Poi mi sono farmato tutti i pezzi per l'evento. Proseguiamo. Comunque, come detto, vedremo come si prosegue. Per adesso, a livello di gioco, si fa giocare. Se farmando si riesce a proseguire, poi in base a ognuno come gioca, se uno dice, si sveglia e dice senti, io voglio spenderci 60 euro per sto gioco, uno è libero di far spenderci quello che vuole nel gioco. E la sua mentalità fa quello che vuole. L'importante è che magari non lo faccia dissanguandosi. Cioè, se io ho 30-40 euro... e voglio spenderli, li spendo. Cioè, nessuno deve dirmi, ah, c'è speso soldi nei gacha e così via. Devo averli però quei soldi. E bisognerà vedere quanto la storia sarà intaccata. C'è da dire che il gioco comunque è un gacha. Il loro obiettivo è farti spendere soldi. Il fatto che la storia sia accessibile è un favore che ci stanno facendo. Non è la regola. A livello di tu devi spendere per il mio gioco, loro anche la storia dovrebbero mettere con i paywall, perché il loro obiettivo è guadagnare, non è farti vedere la storia il loro obiettivo, se no ti facciamo un filmato su YouTube. In quel caso va incontro il fatto che sono i content creator che shoppano, che portano la storia e così via. Io per esempio gli story quest non li ho fatti, li ho visti altrove per adesso. La storia ho voluto vederla per conto mio perché ci riuscivo. Ma è il mercato del gacha. Cioè il gacha è quello. Il brutto, tra virgolette, del gacha è che
tutto quello che è gratis è per portarti a far spendere. Quindi è, come dire, è l'obiettivo da gioco gratis. Brutto, sicuramente, perché è abituato ad un'altra tipologia di gioco. Ma è quello che di base succede. Il fatto che questi giochi esistono per chi spende soldi. Se non esistessero quelli che spendono soldi in questi giochi, che poi ludopatici è la malattia, qua ovviamente si parla di magari persone più contenute nel generale. Cioè, se uno è il malato è una categoria a parte, esistono anche quelli dei giochi normali. Ma se quelli non spendono, cioè se noi vogliamo usufruire di questo prodotto gratis, dobbiamo sperare che qualcuno acquisti in questo gioco, se no non esisterebbe. E non che lo avrebbero fatto in maniera diversa, non esisterebbe. Perché se non esistesse il modello gacha, Ever Crisis non esisterebbe. Il remake di Crisis Core Sephiroth, hai visto il 7 remake oppure quello originale? Ah, quello di Crisis Core rifatto, però non quello del 7 remake, ha tutte le materie appese. Però in effetti dovrei rivederlo, perché mi pare che in quello di Crisis Core non ci siano le materie. Con i giochi di MiHoYo bisogna vedere in maniera diversa, perché in quel caso... Ora... Partiamo dal presupposto, i giochi di MiHoYo come gacha sono di livello superiore in ogni punto. Partiamo da questo presupposto, quindi non è che c'è il sono peggiori in questo, no, sono migliori su tutto i giochi di MiHoYo. Ok, questo qua è la base. Però MiHoYo ha solo quello. Se a MiHoYo fallisce un gacha, MiHoYo fallisce. Se a Square fallisce Ever Crisis, dicono ok, thank you, next. Quindi non possono mai dare lo stesso approccio al gioco, la stessa qualità del videogioco che dà una software house che fa solo gacha. È un po' come quando si dice che GTA 5 ha una qualità migliore di tutti i titoli presenti sul mercato, perché Rockstar può permetterselo. Square non farà mai un gacha come MiHoYo, mai. Se uno parte col presupposto di volere un gioco di Square della stessa qualità di un titolo di una software house che fa solo gacha e vive con quelli, rimarrà sempre deluso. Aia. Mi piaceva sapere che spende 1000 euro al giorno. Che poi vedo che di recente stanno chiudendo solamente gli occidentali, tipo Record Keeper o Mir Sinuelis. Hanno chiuso solamente quello occidentale. Ma si faceva anche prima. Io quando, mi ricordo che quando chiudevano in tutto il mondo. Ora, di recente c'è questa mania del chiudere solamente quello occidentale. Va buono. Anche Reincarnation, che okay, l'avevo visto. Ho visto Sinuelis, se l'hanno detto adesso. Forse Reincarnation l'ho detto qualche mese fa. Ok. Let's go. Io ovviamente ne approfitterò anche per uscire e rientrare dal gioco, per vedere gli scatti. Vediamo se sistema qualcosa. Importante ricordarsi il nome della missione. Però così esco e rientro solo dal gioco. Non da Blue Stack totalmente. Non so se cambia qualcosa, però effetto placebo magari. Mi dà fastidio perché la volta scorsa era perfetto. E io quello recente ricordo Sinuelis. Reincarnation non so quanto recente. Mi ricordo anzi di averlo scritto. Sinuelis no. Però Reincarnation vorrei averlo scritto. Ecco, già aveva scattato il menu iniziale.
più che una collaborazione servirebbero tipo degli eventi appositi. Tra l'altro Taro ha appena fatto un nuovo gacha con Sega, 404 Error Reset. Ma devi prendere Spread Knowledge, e vediamo se l'ho scritto anche lì. Tanto temo che carica. Reincar... Prima ci devo andare su Spread Knowledge. Mi ha 11 fuochi per lo State of Play. Reincarnation. L'ultima cosa che ho scritto di Reincarnation è il fatto che c'era l'evento con Persona 5. Magari per quello pensavate che stesse chiudendo. Allora non l'ho scritta io. Non so quanto abbia migliorato, però vediamo. Glen's Camp. Dai, ok. Plum, 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 plum. Ok, rovine Log, che poi Log era il vecchio nome della città, il nome giapponese della città di Logtown, dove finisce l'East Blue. Eccole qua, le rovine Log. Sì, nessun errore. Rispecchiano le coordinate. Non è così male. Non abbiamo neanche trovato nessun autoctono di Rador. Mostri, d'altro canto. Va bene, dobbiamo cominciare a vedere l'aria? Non è sorvegliare, fare patrol, controllare. Survey. Sondare. Prima la base. Vedi quei pistrelli lì? Forse c'è una caverna vicino. Una caverna piena di pipistrelli. Preferirei di no. Free grab. Punteggio. Che schifo. Grab non so cos'è, però è qualcosa gratis. Penso un po' carne, tipo. Tipo carne gratis di pipistrello. Score, che bello. Aspettati sempre il peggio. Non è la sopravvivenza militare 101? Base. 101 è base. Eccolo qui i pipistrelli, Tomodora. Comunque, pensi... Come pensi che sappiano di gusto loro? Come pensi che... Vabbè, come l'agonia. Non abbiamo... i mezzi per cucinare cibo velenoso. Ok, Domodora che sono pure nemici nuovi della serie. Ha intuito. Sono reskin in questo caso. Però sono nuovi. Nel frattempo, l'ultima notizia dell'iPhone fa girare le 4 remake. A parte che io vorrei capire come girano sti giochi nel complesso, però... sono contento di sta cosa, cioè mi lascia nel caldo e nel freddo, ognuno gioca i giochi come vuole. Però vorrei capire dove ci spingeremo, magari anche con esclusività di questo. Scuola ha pubblicato un post del TGS, dentro c'è anche Gidan. In quel poster c'è tutta roba che presenta il TGS. Se è roba a caso, chi l'ha fatto il poster? Quindi queste cose bisogna vedere. Perché se ci sono 5 tizi a caso e c'è anche Gidan, in quel caso c'è il repeating. Sì sì, ma c'è solo Gidan fuori posto? O ci sono 15 personaggi di cui 14 di giochi non presenti al TGS? Magari dopo lo vedo meglio io. Mi chiedo se i mostri hanno reso questo posto la loro casa.
Non l'intero luogo. Troviamo un posto dove metterci. Sì, e velocemente, sono affamato. La... è finito? No, ancora no. Comunque la sezione Summon si sblocca dopo un certo punto di trama, a ricordarsi quale. Proprio ti dice, ecco Ifrit. Non mi ricordo se è dopo The First Soldier o dopo il 7. Mi pare dopo il 3 di The First Soldier. Campeggio col Team Glenn. Non così male, Professor. Professor fa molte escape. Ti ho detto di smettere di chiamarmi così, Glenn. Puoi chiamarmi... se no io ti chiamo... chiamami così e io ti chiamerò Feccia dei Sobborghi. Per me va bene. Mica sbagli. Feccia. Sì, Mr. Professor. Ehi, Professor, Feccia. Che ne dici di muoverci? Che ne dici di muoverci? So che già l'ho detto una decina di volte, ma sto scambio di battute vale tutto Cresisco. Ok, qua c'è anche l'esplorazione. Questa esplorazione, se è quella che mi ricordo io, è bellissima. Sono 4 gli First Soldier. Quindi manca il 3 e il 4. Passo 1 della nostra missione. Anzi, step. In questo caso si usa step anche in italiano in realtà. Step 1. Base. Ora che è fatto, tempo di... Step 2. Usare il Mako Detection Kit per trovare un posto, un sito in cui potremo fare un punto esplorativo, che ricorda molto sta cosa, quello che facciamo a Album Village, in cui ci settiamo, facciamo esplodere i piccoli esplosivi per capire dove sono gli oggetti, far partire gli scavi. Step 3, trasmettere le coordinate del sito. Step 4, assicurare sempre quel tema, l'area della zona, l'area circostante. Step 5, provvedere sicurezza per gli ingegneri e l'equipaggiamento. Ok, comunque va un po' meglio. Scatta, ma a caso. Ora, durante il prossimo combattimento, vado su Twitter. Vediamo se lo trovo. Dal telefono, quindi. Ok, step 2. Usare il kit per trovare un sito. Questo è un posto buono come un altro. 1, 2, 3.63. Stiamo cercando per qualunque cosa sopra il 100. Non ci siamo neanche vicini. Tieni d'occhio i ridorani. Tenete d'occhio i ridorani e trappole. Oh, e mostri, muoviamoci. Comunque, professor. Nemico, informazioni sui nemici che vuoi condividere? Come qualunque posto del genere che dovremmo aspettarci di trovare? Ah, scusa, Matt, va meglio? È passato un decennio sin da quando abbiamo condotto l'operazione contro i Radorani. I sopravvissuti sono stimati tra i 500 e i 1000 circa. Non sono sicuro che noi tre potremmo sconfiggere 1000 di loro. Ma neanche 500 se per questo. Ma non preoccuparti, il nostro coraggioso comandante è fuori dalle regole della logica. Non è legato dalle regole della logica. Se quello che Rosen dice è vero, che loro non temono la morte, non sarà facile abbatterli. Facciamo attenzione. Ok, qui abbiamo l'esplorazione. In questa sezione, l'esplorazione si divide in punti in cui un membro del party rimarrà su un punto e noi incontriamo dei nemici con gli altri due rimanenti. Io qui posso scegliere chi togliermi dal party. Cos'è questa? Una sorta di trappola? Dirò a Lucia di rimanere perché è quella più scarsa che ho. Ehi, Lucia. Che poi da te è Lucia. Però noi siamo italiani e la chiamiamo Lucia. Le porte staranno aperte finché c'è qualcuno sopra. Allora stai lì.
Ok, torneremo presto. Facendo il giro le si libererà. In realtà sta cosa porterà un errore nella terza zona. Forziere già l'ho aperto. Sono dell'idea che questa cosa non era minimamente necessaria. Però l'ho fatto comunque. C'è comunque una cura nel design. Per carità, è solo per allungare e far fare più incontri. Non è che abbiamo ste grandi pretese. Capisco, queste trappole sono fatte per ridurre le forze nemiche. Bastardi ingegnosi. Ehi, come va? Eh? Cos'è? Sono arrabbiata con me stessa. Per essere sollevata del vedervi ancora. Del rivedervi, vedervi ancora un po'. Intanto va ancora a scatti, ma meno di prima, devo dire. Allora. Lo cerco però su Twitter, perché voglio vedere se dicono anche chi l'ha fatto. Tanto tutti stanno dallo stesso play. Io non volevo che c'entri proprio dallo stesso play. Vabbè, lo vediamo qua. Sì, sì, vabbè, sicuro è per quello. Ah, ma questo è per gli sconti. È per gli sconti su Steam questo. Ma se vedi, cioè, ci sono tutti. Non è che sono giochi del TGS, sono gli sconti del TGS. C'è anche Forspoken nell'immagine. Hanno preso quattro cose che sono su Steam e le hanno messe in prima pagina. Ovviamente l'avrà fatto uno stagista di Square America. Perché quella del... quella di Square Enix Asia è bellissima come immagine. Grande Marsquin, grazie Lucia. Te l'ho detto multiple volte, dobbiamo stare più attenti. Molteplici, forse più che multiple. È come se fosse ancora un cadetto. Quest'isola è quest'isola brulica di mostri che non conosciamo. Non posso comprendere, non posso farvi capire quanta attenzione dovremmo fare. Cioè, non posso smettere di farvi capire. Lo so, è che non sono bravo a fare ciò. E per questo vi voglio sempre con me. E quando c'è? Siete bravi in quello in cui faccio schifo. Come parli bene. O lecca culo, in base a... Vado andare di qua. Tra l'altro questa... quell'incontro era casuale, ma era di trama. Tutti... non esistono incontri casuali in sto gioco. Di nuovo Lucia. Danno l'impressione che ci siano incontri casuali, ma sono tutti fixed. Ora, a me si è aperta sta porta. Però poi io aprirò quella a destra. Il punto è che quando Lucia si toglierà... comunque le grate rimarranno abbassate. Ora sta tornando dalla scatti. Meanwhile. Io l'unico motivo per cui andessi il TGS è per le interviste. C'è dire che l'anno scorso al TGS annunciarono sui Golden Remaster. In una conferenza che nessuno sapeva che ci fosse. Abbiamo scoperto a caso quella conferenza. E infatti, com'è finita? L'hanno rinviato. Tra l'altro Avengers a fine mese lo tolgono dai listini, quindi se vi interessa compratelo adesso.
digitale costa tipo 3 euro. E a proposito, filmato lo dirò dopo. 1, 2, 3. 46. Pensavo che questo posto fosse più ricco di Mako, fosse ricco di Mako. La maggior parte dei posti non supera più di, non supera il 10. Già essere vicino ai 50 è un bell'obiettivo. Ma 100 sembra quasi impossibile. Dicevo, ci sono i saldi su Xbox di DLC. E ho preso i DLC di Asura. Quindi, quando inizieremo Asura, prima o poi, a ottobre, avremo anche i DLC. A me spiace perché avevamo dovuto iniziare 2 settimane fa, però settembre non lo puoi prevedere. Il gioco costa 4 euro. DLC scontati... devo vedere. Perché oggi sono presi anche i soldi per Baten Kaitos e ho perso il conto perché avevo 80 euro su PayPal. Ho comprato i DLC, ho aperto e c'è 20 euro. E cosa è successo? Che cosa ho comprato? Sento un rumore. Per questa missione loro danno priorità alle relazioni personali sulla bravura per creare il team. Questo ha senso. Spiegherebbe perché sono stato capace di prendere voi due senza combattere. E a giro morire qui. I camerati sono la camerata è una cosa potente, specialmente quando le cose diventano dure. E se non è quella la verità, il mio unico problema è che adesso che i piani alti è che adesso i piani alti pensano che io sia volontario, un volontario membro del team Glenn. E allora è meglio tenerti stretta, perché stai per costruire la strada verso il successo. Tra l'altro ora qua c'è il boss finale del capitolo 3, che l'ho battuto per caso, perché è una meccanica infamissima. Vabbè, questo qui è quello, il buco di giri. Perché io adesso metto Lucia, aprirò questo, lui farà un giro enorme, che però Lucia per andarci dovrà passare dentro questo, ma per passare in questo dovrà alzarsi, quindi dovrebbe richiudersi. No, non voglio. No, no, non voglio. Non posso. Questo è un errore di design. Se io ci vado per sbaglio, fammi scegliere di annullare. Ma attivando l'altra pedana non si apre questa, se ne apre un'altra ancora. Questo è per indicare che se li premi entrambi rimangono aperti. Non è a pressione del singolo. Però la prima volta che l'ho visto non l'ho capito come mai funzionava così. A parte che questo non mi si è aperto a me. Quelli due non mi si sono aperti, non so se c'è una pedana segreta. Oppure se ci ritorneremo più avanti, può essere. Nel frattempo... avrei potuto lanciare a mezzanotte questa sorpresa, se lanciata adesso mi sta facendo perdere tutto. Notizie non ne abbiamo. In effetti mi hanno fatto ricordare di un gioco che vorrei vedere tantissimo a State of Play. Un gioco di Square. L'unico che non ha data. No, l'unico che non ha data mai nella vita. L'unico che non ha data tra i non AAA. Mi chiedo se stia bene. Lucia starà bene. Se si arrabbia l'isola, come possiamo dire, ecosistema verrebbe distrutto. Sembra che allora sia bella carica già. Forse esploderà un giorno. Lo stai dicendo tu. Fai sempre le cose esattamente come messo nel libro.
Bella ta, ti stai trattenendo. Per questo ci scelti? Diamine, sì. Siamo su un'isola lontana da tutto e tutto. Siete liberi di lasciarvi andare e seguire il flusso. Che è successo? Mi è tutto bianco. Puoi ringraziarmi dopo. Lo farei se non avessi detto quello che hai detto. E allora fai finta di non aver sentito e non dirlo a Lucia. Qua c'è un bel easter egg. Stupido ma bello. '77, Lucky 7. Superstizioso? Per chi non lo sapesse, il Lucky 7 è una meccanica di Final Fantasy 7. Quando un personaggio ha 7777 HP, attaccherà a ripetizione 64 volte, facendo sempre 7777 di danno. The Brave l'ho pure potenziata. Probabilmente più avanti si troverà il libro per craftarla. Però l'ho pure potenziata perché pensavo che fosse utile per questo boss. Poi lo usate e non era utile. Quindi l'ho potenziata inutilmente. Quando fa Uncharted sta zona? Ci hanno costruito una geografia inutilmente. Pipì. No. Che succede? 138. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato un sito perfetto. Un candidate site. Passo 2 completo. Controlliamo un po' oltre, è meglio avere più opzioni, è più prudente avere più opzioni. Matthew, greedy bastard, mi piace questo lato di te. Riferimenti a Gacha pure. Beh, la canzone del successo di Ever Crisis, di The First Soldier. Se questo non funziona, l'ultimo sito sarà la nostra migliore offerta. Sono d'accordo. 1, 2, 3. Pipì. No, 22. Ok. Andiamocene da qui. E nel frattempo però. Fumo bianco. Guarda quel fumo. Suppongo che vada bene. Questa frase non l'avrei fatta dire. Rovina lo show don't tell. Peccato. Sentite? Sembra un elicottero. Sì, dubito che sia amichevole. Glenn, visto che abbiamo trovato un sito, dobbiamo muoverci e trasmettere le coordinate. Buona idea. Ok, torniamo indietro. Oh, less. Corriamo. Muovete i culi. Già c'è subito il boss? No, mi pare si vedeva a schermo il boss. E invece no. Questo boss mi ha dato un sacco di problemi. Perché ha due meccaniche. Quella con cui si potenzia ogni volta che mi fa l'attacco col braccio, ogni volta, e quella con cui mi debilita con l'attacco a zona che fa. Ho visto dei video, per capire come affrontarlo, in cui non si potenziava, e non capivo come mai, ero stupido io, e altri invece che lo battevano proprio corcandolo di legnate, che è quello che faremo noi. Se moriremo prima di completare la nostra missione, mi rimpiangerò il 200% di più. Che morire rispetto a normali circostanze. Non abbiamo rimpianti. Saremo morti.
ha ragione, se moriamo qui non ci sarà meglio di, non ci saranno altri soldati P0 disponibili, non ci saranno altri soldati migliori. Infatti con lui avevo usato dei Brave, ma non funzionava perché era immune. Tra l'altro in automatico mi mette non cura, ma cura e nebbia. Perché lui fa come se fosse alterato nebbia. Il limite me le tengo perché a breve la sua difesa calerà a picco. Tra l'altro lui ha la difesa molto bassa di default. Adesso è curato un sacco, quasi tutto, si è curato di tutto in realtà. Ora fa fallimento e ora gli si abbassano le difese. Perfetto. Quando lo trovo, dov'è la freccia? Ora qui lo stiamo massacrando, però quando gli fate meno danno, lui fa questo attacco del... ecco, distrutto. Fa sto attacco col braccio che si potenzia e toglie sempre di più. Però, ripeto, qua distrutto manco l'abbiamo visto. Ok, trasmesse le coordinate. Pipì, clic. Passo 3, coordinate inviate. Corri, andiamo al campeggio, al rifugio. Hanno distrutto il computer delle coordinate. Oh no, torniamo al camp. Roger. All'accampamento, ecco, all'accampamento. Notte polite. Penso sia questa quella che devo fare. Ok, sì, siamo tornati al camp. Welcome back. Come va la caccia? Non è tempo per gli scherzi. Non c'è tempo per gli scherzi. Questo è il tempo migliore per fare scherzi. Dove è andato l'elicottero? Non lo sento più. Probabilmente ha finito le munizioni o la benzina. Quella cosa era una reliquia. È vecchissima. Sono sorpreso che sia riuscito ad atterrare. Bentornata. Come va la caccia? Pensi che la nostra trasmissione abbia colpito, ce l'abbia fatta? Abbiamo avuto solo un secondo per mandarla, ma ho fede che il tech l'abbiano ricevuta. Il tech, per i tecnici. E allora passo 4. Step 4. Dobbiamo assicurare l'area intorno al sito. Torniamo con le nostre uniformi per far ciò. Renderà le cose più fluidi. Ok, siamo pronti. Glenn, riguarda il prossimo passo. Morti tutti. Fine. Titoli di coda. Ah, passo 3 e mezzo. Assicurarsi la nostra salvezza. Non sono pronto per morire oggi. E qui finiva il capitolo 3. Fatemi vedere solo... no, ok. E andiamo al capitolo 4. Notte Nicola, non ti preoccupare. Aia.
Proseguiamo. Capitolo 4, come vedete, è un solo capitolo, in cui ci sono però 6 episodi. Devo ricordarmi cosa sono. Tanto sono tutti e 6 combattimenti e storia, l'ultimo c'è pure l'esplorazione. Iniziamo. Questo qua per adesso è il più difficile. 53K. È il più difficile di storia che c'è attualmente. Doom Dodger. Ha dato lo Ifrit. A me ha degli occhi rossi che trapanano, però. Uno, uno, due, tre, cinque, otto, tredici, ventuno, trentaquattro, 105, 89, 144, 133, 177, 610. Che c'è, professor? La sequenza di Fibonacci mi rilassa. Pensavo che stessi contando i miei debiti. Phew. È tutto quello che hai da dire? Phew. Me ne vado. Non voglio rimanere intrappolata in una pila di rifiuti, di... di sassi, vabbè, di cumuli di pebbles. E morire oggi. Sassi. No, non è una buona idea. Perché no? Il mio istinto mi dice così. Dovreste ascoltarlo. È un esperto in cose che riguardano morte certa. Uno schivatore della sentenza. Capisco cosa intendi. Dai, possiamo uscire da qui vivi? Se moriamo, qualcun altro prenderà il credito per il nostro lavoro. Quel bonus è mio. Pinti piti piti pinti piti piti. Cava, caverna Sansin. Ma quella è morta. E qui abbiamo i Radorani. Here they comes, Team Glenn, in position. It's showtime, girls. E allora che l'ho visto nel trailer. Ma dai, non ho visto Tokyo Ghoul. Cioè, dire che è la classica tizia di Nomura e ti fa con i capelli corti su questo. Cosa che non la vediamo Shiva? Ifrit. Cioè dovrebbe caricarsi la barra limite, ma poi se fai molto meno danno si carica. E dato per fare il boss mi sono potenziato le fire. E ho comprato le cose coi simboli. Apposta, le ruin blow con i simboli. Ah, questi Radorani sono relentless, sono insistenti. Infaticabili. Sembra che continua per molto. Nascondiamoci qui per adesso. Nascondiamoci fuori per adesso. Scommetto che ci sono dei pipistrelli qui. O qualcosa di più gustoso. Questo era il primo. Devo contarmeli perché me lo scordo, se no. Ok. Ai ai ai. Sento qualcosa. Da dove arriva? Qui? O lì? Sta zitto. Potrebbero essere i nostri nemici.
Glenn! L'hai trovato? Dietro di te. Ma voi siete... siete dei magneti per i mostri. Ragazzi, siete dei magneti per i mostri. Tan tan tan. Tra l'altro, non l'ho visto. Grazie Zonnox per il follow. L'ho visto adesso. Noi abbiamo due nemici nuovi. Sono delle skin. O meglio, il Bajagon è un reskin del Crash Strike. Il Tenowatt è un reskin del... Dio blu, come si chiamava, del 7. Ma è la prima volta che lo vediamo nel... in Ever Crisis. Grash Strike l'ho visto. Tum tum. Poi qui c'è questa cosa che fanno Queen facendo il nemico più grosso. Ci serve un nemico più forte. Queen. Ma chi lavora questo? La PlayStation. Lucia stava morendo. Siamo fuggiti da una caverna in una caverna solo per scoprire che è un covo di mostri. Il luogo più sicuro in cui stare. Lontano dal luogo più sicuro in cui stare. Mostri di fronte, Radorani dietro di noi. Forse siamo davvero magneti per i mostri. Quando sei in dubbio, muoviti. That's my motto. Suppongo che prenderò le mie opportunità contro i mostri. Dovrei andare a rivederli, perché per farmare il metodo migliore era andare nell'isola coi cactus. Ovviamente escludendo l'isola finale con i Pingo Pongo e i Pot. E c'era anche la Goblin Island, però lì c'erano i Goblin. Tra l'altro mentalmente avevo quelli del settore intermedio, 4, devo rivedere che numero era quel settore, che in giapponese si chiamano Gyaropiasu, in inglese è qualcosa come Bioblu, una cosa del genere, e sono loro, sono i pesci pallavolanti praticamente. Sento dell'arietta, viene da dietro, o meglio viene da lì dietro. Ecco cos'era quel suono. Intendi che questo ci porterà fuori? Spero di sì. Li vedo. Over here. Un attimo che non mi ricordo questo che numero è. Ok, The Pursuers si chiama. Va bene. Devono averci presi mentre combattevamo. Non c'è tempo di speculare. Dobbiamo... combatterli. Pursuers che inseguitori. Anche un nemico di Dark Souls 2. Una bella rete da dietro. Pantaloni sbucati. Stanno sempre a fare questo nemico. Allora, di base loro ti danno un'energia. Te lo fanno quando ti insegnano le materie. Me ne sono fatto un altro apposta, perché non riuscivo a batterlo. Tra l'altro, ora spero di batterlo, perché non è sicuro. È un po' come il motorball del 7. In motorball del 7 c'è un trucco per batterlo. Ed è non rompere i sigilli.
Muoviamoci. Se ci non catturano, se ci bloccano qui, siamo finiti. L'arietta è avanti, ma che poi Breeze non è proprio arietta, è tipo l'aria che passa. Anche se c'è un buco, potrebbe non essere grande abbastanza per passarci. Qual è il mio motto? Quando sei in dubbio, muoviti. Il tuo motto fa senza spiffero. Però Breeze è l'aria che passa dallo spiffero. Ok, a way out. Gioco completo, concreto, per carità. Breeze è anche una canzone di Final Fantasy VIII. E c'è una canzone di Utada Hikaru che si chiama Easy Breezy. E potremmo continuare così all'infinito. Non c'è modo di proseguire. Dovremmo tornare indietro? O no? Dobbiamo prendere una decisione, velocemente. Ragazzi, ricordate il vostro allenamento. Dovremmo affrontare situazioni così in maniera facile. Andrà bene. Io quando sono in dubbio faccio così e volo. Mi libro nell'aria. Mi libro, mi quaderno, un sacco di cose. Se ogni tanto vedete dei messaggi subliminali è l'emulatore. Io penso ogni tanto dei messaggi subliminali a schermo, comprare skin. Perlomeno su iPad non mi appaiono. Ecco, questi flash. Ora siamo arrivati ad Ifrit, però è finito il combattimento. Tra l'altro non c'è la fanfare. Che me l'ho pure dimenticato che non c'è del DLC di Elden Ring. Ok, andiamo Team Glenn. Sono felice, sono orgoglioso di essere il vostro team leader. Scusate. Ehi ragazzi, la brezza, lo so, uscite vicina. Torniamo indietro prima che ci catturino. Sembra una via d'uscita, che ne pensi? Non abbiamo tempo di trovare un'altra uscita. Torniamo indietro. State indietro, scusate. Questo per non fare l'animazione che si apriva. Ok, questa era Way Out. Bel gioco di Faris. E ora, aiuto dall'alto. Sta arrivando quella scena. Il motivo per cui tutti noi abbiamo scaricato The First Soldier. Sì, vabbè, è Ever Crisis. Oltre il costume di Tifa. Tanto siamo usciti dall'altra parte. Siamo proprio nella linea siamo proprio davanti, nella front lines. Sono cose che meglio non tradurre. In prima linea, ecco. Matt, Lucia, state bene? Arriva qualcosa. Ne conto almeno tre. Che dovremmo fare? Ecco. Che devo dire? Magneti. E un elicottero. Spero che la fortuna sia dalla nostra parte. Questa sarà dura. Non morite qui, ok?
poi è il trailer, l'inizio è il trailer. Tamarro e Yakuza 5. Fanservice alla scena di Niflheim. Oh no, la spada a sinistra e la posa su una fodera a destra. Lo conosco. Sì. È il bambino d'oro in persona. Ma è solo un ragazzo. Sono Sephiroth, uno dei soldieri del professor Ojo. Sei quello a cui abbiamo trasmesso le coordinate. Ah no, è Sephiroth che sta parlando. Sei quello che ha trasmesso le coordinate? Tra l'altro, sprite di Lisa Fucisi è meraviglioso. Che purtroppo voi vedete un attimo. Mamma, mi stavo sbagliando tutto dalla vita. Che meraviglia. E tra l'altro hanno fatto anche il gioco con l'angela, sì, con l'angela, con le ali d'angelo, ma in realtà era la colomba, si è vista l'ala bianca per indicare che Sephiroth è ancora buono, ma in realtà erano le colombe, non era Sephiroth, hanno fatto questo simbolismo. Corretto. Sono qui per assistervi. Sembra che abbia fatto appena in tempo. Per favore, ritornate alla vostra base. Mi occupo io di questo adesso. Dove è uscita la spada? Ne stanno arrivando altri. Muovetevi. Vorremmo, ma... Siamo appena usciti dalla caverna. Siamo appena usciti da quello che c'era nella caverna. È troppo pericoloso tornare indietro. Si occuperà delle cose che ci sono qui, giusto? E allora noi possiamo occuparci, noi tre possiamo occuparci di quello che c'è dentro. Questa è la posizione che ha anche nel flashback di Niflheim. E anche nella battaglia finale nell'Extreme. Mostri, eh? I Radorani non sono i nostri unici nemici, non sarà facile. Forse qua lo vediamo. Riusciamo a vederlo. Ifrit. Ciao Arson. Ah, ma adesso sta andando. Per carità, non lo gioco mai di emulatore. È andato a scatti per un po'. Ma basta che ci rientra. È ritornato come si deve. Penso dipenda sempre da quanta roba a schermo.
Penso che c'era Sephiroth a un supermercato. Anzi, era Eddie Murphy a un supermercato. E c'era un bambino che doveva fare la spesa. Non aveva i soldi per pagare. E Eddie Murphy ha pagato il pranzo a quel bambino. Il bambino era Sephiroth. Si è 1004. Ha fatto meno di prima di carica. E qui c'è un cambio che il cibi purtroppo non lo esprime appieno, però è fighissimo. Mostri, radorani, chi se ne frega, portateli, ce ne occuperemo. Non rendere le cose peggiori di quelle che sono. A stento siamo riusciti ad arrivare qui e ora siamo tornati indietro combattendo per le nostre vite. Sono sicuro che Sephiroth ce la farà. Qualcuno con lui non avrà problemi a tenere le cose sotto controllo. Quindi, cosa sono esattamente i soldi del professor Ojo? Non so i dettagli, ma credo che siano dei soldi di modello attivo. A differenza di noi passivi o P model, i loro corpi sono stati modificati. Supponiamo che loro posseggano delle potenzialità fisiche, delle abilità fisiche potenziate e un'affinità migliorata con le materie. Modifiche fisiche. Solo per diventare più forti? Sono praticamente delle armi. A prescindere di come voi sentite al riguardo, i modelli attivi presto diventeranno lo standard. Dai, come on, sono degli imbroglioni. E qui, Glenn cambia. Totalmente. Cosa? Sei geloso? E si vede... Aspetta. No way, there's no way you can take in Kari's heart. Lui proprio si arrabbia. E lo vediamo camminare. In realtà lui è così arrabbiato. E purtroppo è risultato essere una camminata goffa. Però lui è proprio arrabbiato di sta cosa. È un peccato che l'abbiano trasposta in questa maniera, come se lui sta facendo lo spaventapasseri. Però il modo in cui lui si arrabbia... Porca miseria, non ho fatto il... Devo uscire. Non ho fatto il recommended. Stupido. Mi fa il culo il boss. Se ci vado senza preparazione. Tra l'altro loro hanno sottolineato che questo cambio generazionale sarà importante. Ok, alla fine non è cambiato niente. Dove sono andati? Pensavo che pensavo che ci avrebbero attaccati appena tornati. Pensi che forse stanno girando qua attorno e sono persi? O ci stanno aspettando per fare un'imboscata? Beh, li troveremo il prima possibile. Non possiamo tornare fuori dopo tutto. E qui abbiamo esplorazione. So che già l'ho detto, ma lo ripetiamo. Non esistono gli incontri casuali. Sono tutti fixed. Se li facciamo la prima volta ci danno anche dell'esperienza e delle ricompense. Tra l'altro qui ci sono le biforcazioni. Se prendi quelle giuste, prendi gli scrigni e eviti gli incontri casuali. In questo caso ho solo allungato perché l'incontro casuale mi sa che lo faremo comunque. E invece no. È tipo qua l'incontro casuale. Quindi su questo, per carità, non l'hanno mai spacciati come incontri casuali. Sembravano tali, ecco. Ah, l'emulazione mi sembra la stessa. Per carità, su live gira meglio.
Infatti io spero che si decidano a fare una versione nativa. Ma tutto dipende dal successo che fa. Se non lo chiudono entro un anno, possiamo sperare per la versione. Se non lo chiudono entro 6 mesi. Ok, qui ovviamente se vai verso il forziere c'è un incontro casuale. D'altro, questa cosa degli incontri casuali fixed serve tantissimo nei Criterion Dungeon, in cui devi trovare dei cactus sparsi nella mappa. Quando guarda. Due regine. Bella Twinel. Però che la faccia contro Sephiroth. Poi nel filmato. Ma guarda, prima facciamogli far uscire la trilogia di Rebirth. Poi può fallire. Ok, possiamo andare qua. Scusate se non vi mostro le biforcazioni. Ma l'esplorazione ve la lascio a voi. Ma sto tornando indietro? Sì. L'esplorazione la lascia a voi. Sono tornato indietro e sono incappato in un incontro casuale che prima avevo schivato. Però abbiamo le limit cariche almeno. Adesso che a quel punto io potevo andare già da subito giù, mi avrei saltato un pezzo. Qua se sai bene la mappa ti salti, non dico tutti gli incontri casuali, ma buona parte. Quindi questo non puoi saltarlo. Che voglia di usare le limit, però voglio tenermele per il boss. Tanto mi ha messo cura in automatico, non ha messo cura nebbia o cura fatica, ora non so cosa faceva il boss in realtà. Mamma mia, fa troppo male st'attacco. La fatica fanno. La fatica fa usare 2 barattini in più per gli attacchi. No, dove stai andando? Scendi. Se scendevo da quella scala, questo incontro non lo beccavo. Aia. Tra l'altro, cioè, col fatto che attualmente con Zacco ho un'arma di livello 11, io vorrei averlo livellato come loro. Io penso al fatto che ora, quando ci sarà Crisis Core, il prossimo pezzo di trama, e sarà solo con Zack, lo devono fare con... basati su Zack. Ma Zack ha un'arma che è di livello 11. Rarità, scusate, rarità 11. È un'arma potentissima di Zack.
se mi metto a livellarlo diventa una bestia. Poi è mezzanotte, vediamo se non c'è lo state of play. Ok, ci siamo. Ehi, guarda, sta scena l'ho vista 10 volte. Che è successo qui? Non lo so, ma spiegherebbe perché non li abbiamo trovati prima. Guarda queste ferite. Potrebbe essere stato... Stump. Diamine, abbiamo compagnia. Allora dice dentro una battaglia. E questo è l'ultimo boss della trama di Ever Crisis, per adesso. Che poi è sempre il Gallen Balua. Non è lui il Gallen Balaniter. E Stump, poi. Desidererai di non avermi mai incontrato prima. Baloi, ok. Parte con Rush, che abbassa la difesa. Ora, appena parte l'attacco con cui si carica, gli spariamo le nostre limit. Partendo da Ifrit. Già penso che con Ifrit si scarichi comunque. Infatti. Ora bisognerà... Ah, non ha detto Lucia. Bisognerà dare priorità alla rottura dei sigilli piuttosto che al resto. Ora lui Thunderfall lo farà comunque, ma avendogli rotto la difesa si stordirà per un po'. E nel frattempo giù di fraccagnate. E 800 stacco, quando l'ho fatto io mi dovevo a 1500. I rate che sono 12 sigilli. Per questo conviene dare a tutti l'attacco col sigillo di rate, perché così lo interrompete tutti e tre insieme. Stessa cosa per questo, perché siamo sicura. Infatti glielo sciolto. E c'è di nuovo le limit. Ora dovrebbe andare in breakdown. No, questo Thunderstrike lo fa dopo, c'è un'altra carica. E gli sparo nuovamente. Ora c'è una carica, poi ha un irate con i simboli. Ah, prima c'è la guardia. Con la carica. C'è dei gomiti. Aia. Re-Bachan. Re-Bachan significa nonna, che lei cita spesso. Lui, cioè Glenn, cita spesso. Ok, ora parte l'irate con i simboli. Se non muore prima. Prima deve fare il Thunderfall. Come deve fare il Thunderfall? Poi subito parte l'irate con i simboli. E sono questi due attacchi insieme che sono infamissimi. Ma qui già è morto, quindi non tange la cosa. Però io qui ci sono morto un sacco di volte. E lui scappa, quindi ancora non è finita. Glenn, lascialo andare. Bene. Ora è di nuovo arrabbiato. Siete in ritardo. E tu? Permettetevi di introdurmi, di potermi introdurre come si deve, di farmi, fatemi introdurre come si deve.
Sono Sephiroth. Sono stato inviato per agire come vostro leader e assumerò il comando del team immediatamente. Glenn, hai agito bene, grazie. Io sono Matt. E io Lucia. Piacere di conoscerti. No way, tu sei un cyborg, non sarai mai uno di noi. Diciamo che se Sephiroth ha avuto qualche problemino è anche grazie ai suoi amici razzisti. Mi rifiuto di combattere insieme ad uno che non ha dovuto fare lo stesso allenamento brutale che abbiamo fatto noi. Questo non mi importa, l'unica cosa che importa è che tu obbedisca ai miei ordini. First things first, toglietevi i vestiti. Poi ci muoveremo verso lo step 4. Mi assisterete nell'eliminare i radorani rimanenti. Solo tu e noi tre? Mi hai sentito? E qui finisce The First Soldier. Hanno fatto l'infamata. Quando finisci The First Soldier, c'è un filmato che ti introduce alla parte 5, al prossimo capitolo. Ma si può vedere una volta sola. Non c'è modo di rivederlo. No, a parte 185.000, chi gliel'hai visto? E qua neanche c'è. Che infamata, si può vedere una volta sola. Brutta come cosa. Brutta, brutta come cosa. Cioè, mi metti un trailer per il futuro, me lo prendi one time only? Beh. Vabbè, allora, The First Soldier si è tirato più tempo di quanto pensassi. Ah, perché sto... Ok. Ok, e se lo apro adesso mi va tutto a scatti, quindi prima... ci vediamo le scene, non di questo, di questo non me ne frega niente, dello story, che è solo event, story quest. Le story quest sono una, qua c'è scritto character quest, poi forse ce ne saranno diverse, una quest nel quale puoi esplorare le memorie nascoste di ogni personaggio. Sono delle storie che non sono mai state raccontate in altre parti del gioco, nelle storie principali del gioco. Di base ne abbiamo tre: Cloud, Tifa ed Aerith. Cloud è diventato un mostro perché li ha uniti tutti e due. Cloud è una storia totalmente nuova. Tifa è ripresa totalmente da Traces of the Past. Aerith è sia nuova sia ripresa. Noi vedremo oggi solo quella di Cloud perché è l'unica che ho finito. Quella di Tifa e quella di Aerith le vedremo quando avrò la forza per farla al 100%. Sono intermezzate da battaglie a caso che non c'entrano niente con le battaglie. Una felice reunion. Questo è il momento in cui, dopo la morte di Zack, Cloud arriva a Midgar. Ehi, guarda a quell'intossicato da Mako. A quell'intossimaco. Mettiamo l'auto per questo. Quello che indossa un uniforme da soldier, una divertente uniforme da soldier, sì, lo vedo. Sai cosa significa, vero? La sua spada dovrebbe valere un sacco di soldi. La tiene davvero in maniera molto stretta, molto forte per uno intossicato. Mi sta spaventando. Scordiamocelo, andiamocene. Perché inconsciamente quella lì è l'ascito di Zack. Per questo la tiene stretta, nonostante sia ancora... intontito, per dirla buona. Ehi, stai bene? Se riesci a camminare dovresti farti aiutare dalla Shira. Ho sentito che prendono gente come te. Ah.
sempre più gente come lui in questi giorni. Spero che abbia l'aiuto di cui ha bisogno. E noi vediamo questa scena nel set originale da un diverso punto di vista. O meglio, il punto di vista è lo stesso, da una diversa angolatura. E tra l'altro ripiove, cosa che non è possibile perché c'è il pianto sopra, quindi la pioggia l'hanno messa. Povera creatura. Stai bene? Oh, ah, questo è il Mimica di Genova. Tifa. Tifa. O meglio, Tifa. Sei Cloud. Giusto, sono... Io sono Cloud Strife, un ex soldier first class della Shira. E qui Genova sta cominciando a costruire una nuova identità per Cloud. Sono la stazione dei sobborghi del settore 7 e di fronte a me c'è la mia amica d'infanzia, Tifa. Non l'ho visto, non la vedo sin da quando sono tornato a casa per la mia missione finale come soldier. Con l'auto non mi va bene. Quanto tempo è passato? 5 anni. Qui Tifa ci pensa, perché non sono 5 anni, lei lo sa, sono 7. Lo dice nel set, in Final Fantasy 7. No, niente. È strano vederti dopo tutto questo tempo. Dopo quello che è successo a casa, ero preoccupato per te. Sono felice che tu stia bene. Cosa? Come fai a saperlo? E qui Tifa gli dice tutto. Gli dice che qualcosa non va, quello che è successo. Ma Cloud non sente niente, perché Genova oscura quello che non gli serve. Ah, sì. Molto è cambiato sin da allora. Vivo nei sobborghi del settore 7 adesso e lavoro ad un bar qui vicino. Ah, sì? E tu? Come va la vita sin da quando hai lasciato Nibelheim? Sono diventato un soldier. Cloud, che c'è che non va? Scusa, non posso parlare del mio tempo alla Shira. È riservato, e in più non è una storia divertente. Dimmela. Voglio sentire quello che hai da dirmi. Ugh. Sei sicuro di stare bene? Non sembri stare molto bene. Non è niente. Sono stato molto impegnato gli ultimi giorni, quindi non ho dormito molto. Probabilmente dovrei provare a riposare. Andrò. Ci vediamo, Tifa. Aspetta, ehi, aspetta. Dove posso rivederti? Sei da qualche parte? Troverò una locanda. Forse qui in giro. Forse troverò qualcosa di più stabile più avanti. Allora perché non vieni al bar? Abbiamo molto da fare. No, grazie. Ti aiuterò a trovare una stanza, quindi dai. Va bene. No, sto bene, me la caverò da solo. Mettiamoci in contatto quando lo farò. Mi farò sentire. Aspetta, conosco qualcuno che sta cercando degli inquilini. Ti introdurrò a lui. O a lei, se pensiamo a Marle. Ok, grazie. Nessun problema, vivo qui da 5 anni adesso. È praticamente casa. Il bar è da questa parte, vieni. Dovrei essere felice, scontrandomi con la mia vecchia amica Tifa. Ma il mio corpo era pesante, la mia testa faceva male. È come se non fossi più io. Soldier, first class, Cloud Strife. Questo è che ho continuato a ripetere a me stesso, over and over. E questo era il primo.
Se questi personaggi hanno qualcosa di buono solo a livello di storia, a livello di ricompense danno dei titoli e dei cristalli, niente di che. Forse anche delle memorie, ma non ne sono sicuro. E non è per via di Final Fantasy XVI che è sceso in borsa. Final Fantasy XVI è stata l'unica cosa che non le ha fatto perdere soldi. Purtroppo quella notizia che è uscita oggi, che in realtà si sa da un mese, è stata imposta malissimo. Final Fantasy XVI non gli ha fatto perdere, aia, azioni in borsa. E neanche soldi. Ma questo è perché è stata impostata, letta malissimo la notizia, e quasi nessuno che l'ha tradotta l'ha saputa leggere. E parte il Tifa Steam. Non vedo Tifa da 5 anni. Non posso credere che sto camminando vicino a lei di nuovo. Ah, non c'è l'auto. Ho bisogno di prendere delle cose per il bar. Ti dispiace? No, no, vai. Grazie. Abbiamo quasi finito il liquore per i cocktail. Eh? Cosa? Pensavo ai vecchi tempi. Mi e gli altri soldier miscelavamo i nostri drink. Il migliore era il Winter Salt. Ah, quelli sì che erano bei tempi. Winter Salt. Non penso di conoscerlo. Cosa c'è dentro? Fammi pensare. Beh, c'è del sale. E sembra neve. Che si scioglie al sole. Interessante, di che sa? Salato? Cosa? È davvero un drink? Sì, ovvio. Salty drink esistono, no? I drink salati esistono. Non mi sta suonando nessuna. Non mi sta venendo niente in mente. Dammi la ricetta, così posso farla anch'io. Ah, beh, il problema è che è riservata. Ah, beh, va bene. Ci proverò da sola. Tu puoi essere quello che assaggia. Infatti il figo dicendo una cosa che non esiste, poi se l'ho dovuto rimangiare perché non sapeva di cosa parlava. Questa cosa dell'essere figo e fare brutte figure è una cosa su cui Nojima ha sempre puntato. Tifa sembra felice a parlare col venditore. E ancora, è felice, è proprio felice di parlare con la gente. Hanno uno sconto oggi, voglio fare scorta, quindi puoi aiutarmi a portarlo al bar? Ovvio, posso portarne quante ne vuoi, erano i soldi, ricordi? Magnifico, grazie, una cassa mi sarebbe bastata, cioè una cassa per me va bene, una cassa la porterò io. Quindi puoi darmi le 7 scatole come al solito? Grazie. You got it. Tornerò presto. Le mie braccia mi stavano uccidendo dal portare tutte quelle scatole. Ma è stato bello sentirsi sollevati. Ma la prossima richiesta è stata inaspettata. Gli infami te lo fanno finire qui. E invece no. Seventh Heaven. Con la qualità del gioco base, ma il layout del remake. Il Seven Heaven era un bel bar, specialmente per un posto come Sobborghi. Mentre Tifa metteva via le bottiglie, lei stava fischiettando una canzone che non avevo mai sentito prima. Che è il tema di Tifa, cioè cos'è? Non lo... Sei stato molto d'aiuto oggi. Ricordo dei tempi in cui non riuscivo a portare neanche un sacco di farina. Ehi, ma quello era quando ero un bambino. Posso fare altro per te? Beh, sì, ma... I soldier sanno molto sulle armi, giusto? Ne avete mai fatte una? Beh, è semplice. Quando sei solo nel territorio nemico, hai bisogno di sapere cosa fare con le tue mani per difenderti. Tecniche di sopravvivenza standard.
le insegnano come allenamento base. E gli esplosivi? Vi insegnano anche a fare quelli? Esplosivi? Sì, ma perché me lo chiedi? Ah, niente. Ero curiosa perché sembri sapere così tanto di questa tipologia di cose. Sai fare tutto, giusto? Tutto. Qui neanche lo mostrano, però lui si ricorda di quando ne ha parlato con Zack. Sì, hai ragione. Io ho conoscenza e skill e tecnica che nessun altro ha. Ok, sarò un mercenario. Posso fare qualunque cosa. Sì, hai ragione. Cosa? Ti fa. Sarò un mercenario. Che significa? Farò qualunque cosa per cui la gente mi pagherà. Anche se è pericolosa o difficile? Ovvio. Ho la conoscenza e le tecniche di un soldier, dopo tutto. Mal di testa. E questo era il 2. Finisce qui? Sì. Però la parte G è per... ma il 16 su questo ha avuto tanti, tanti problemi sulla metodo di realizzazione. Poi può piacere, può non piacere, può essere gradita una determinata cosa o meno. Alla fine sono il riscontro del pubblico e soprattutto il riscontro di vendite che conta in queste cose. E in alcune cose può essere piaciuto, in alcune cose un po' meno. In generale, più che reboot è che ogni Final Fantasy in sé è un reboot dal punto di vista di storia e gameplay. Dipende dal team che lo farà. In base al team, il Final Fantasy è sempre la creazione del team che lo fa. Basta che ci sia un altro team, cosa molto probabile, che faccia il 17, avrà una storia diversa e anche probabilmente un gameplay diverso. Che non è detto che sia più action del 16, anzi potrebbe anche tornare indietro. Dipende chi lo fa. Se per esempio, faccio un esempio a caso, se lo diano ad Asano, quello fa una strategia. I 17 fanno uno strategico. Vediamo questo e ci salutiamo. E ci vediamo tra 12 update di Evercrisis. Claudio, sembri stanco. Eri così impegnato? Sei stato così impegnato? Sto bene, dai, non preoccuparti. Ok. Prendiamola facile finché non chiudi. Riesci a fare qualunque cosa? Prendiamola facile, rilassati, prendiamola facile, mamma mia. Per iniziare ho bisogno di soldi. Voglio soldi. La mia vita, no? Soldi? Intendo che voglio trovare lavori finché posso fare soldi. Puoi introdurmi a qualche cliente? Sì, ma lascia che ti chieda una cosa prima. Come ti senti riguardo alla Shirra? Era il tuo sogno diventare un soldier. Non ti manca il lavoro e lavorare per la Shirra? No. Anzi, sono sollevato. Ho finito per sempre con la Shirra. Quindi se dovesse accadere qualcosa di male alla Shirra, come ti sentiresti al riguardo? Le cose che fanno, non ne hai idea, fidati di me. Loro si meritano qualunque cosa. Bene. E allora siamo sulla stessa barca. Tu? Sulla stessa? Sì. I tuoi primi clienti siamo io e i miei amici. Cloud? Mi hai sentito? Sentita? Sì, ti ho sentita. E chi sono questi tuoi amici? Sono membro di un gruppo anti-Shirra chiamato Avalanche. Stiamo portando avanti abbiamo un'importante missione domani e penso che il tuo possa essere un grande aiuto. Che ne pensi? Avere un ex soldier renderà le cose più semplici. Lavoravo per la Shirra. Sei sicuro che sarei benvenuto? Eri, e ora non lo sei. Dai, Cloud! Qual è la paga? Mille... No, penso che possiamo permetterci 1.500. Aspetta, non è abbastanza? Ma è tutto quello che abbiamo come budget. Ti darò anche drink gratis e la mia deliziosa cucina fatta in casa. No? E allora... Ed è così. Ho visto dei porno iniziare in questa...
Take Care of the Lady, che è quello che disse Sephiroth al reattore, proprio riguardo a Tifa, quando Cloud aveva la maschera, e la maschera era vestito da soldato semplice, disse questa frase e Cloud era quello incaricato di tenere fuori Tifa. Quindi lui si ricorda, o meglio, Genova gli fa ricordare questa frase che Sephiroth gli ha detto. Quindi è Sephiroth che gli ha detto di andare in missione indirettamente. Va bene. Cioè dire che in questo momento storico già Sephiroth e Genova si sovrappongono. Ti farò uno sconto solo perché sei tu. Sicuro? Sì. Entrambi ci guadagniamo qualcosa. Avevo bisogno di aiutarla. Perché lei era l'unica. Perché lei era l'unico modo che, in cui io potevo provare a me stesso di essere ancora me. Tifa era l'unica cosa che teneva Cloud ancorato a se stesso e non al Master Overhaul Illusional World. Dato questa frase in giapponese è un po' più Tifa Centered, però stigato. Purtroppo, ripeto, gli altri non li ho sbloccati al 100%, quindi non li vedremo adesso. Sarebbe un'esperienza incompleta. L'ultima cosa che vedremo, quindi fatemi caricare il salvataggio così spengo l'emulatore. Per quanto non ho fatto niente a livello di salvataggio, però, è il trailer della parte 5. Ok, l'ha fatto subito, perfetto. Quindi questo lo possiamo chiudere. Spero che non parti in automatico qualunque altra cosa. Ci mettiamo così. Ma sta cosa perché? Un attimo, perché la mia faccia è seghettata. Ok. Fatemi aprire un Chrome. Non so perché adesso mi apre sempre quello di Destiny. Mannaggia, quando ho fatto lo switch. E prendo il tuo link. Se lo vado a trovare. Ok. Allora, questo qui è tutto. Fatemelo portare un po' avanti. Dopo la battaglia. Ok, ce l'ho. Allora, mettiamo che si vede Chrome visibile. O meglio, mettiamo la pagina di Chrome perché già Chrome è visibile. Perfetto. Ok. Scusate. Ok, questo è il prologo del capitolo 5. Questo abbiamo visto. Se fischiate, se fischi ancora ti do calci del sedere. Qui comandiamo Sephiroth. Questa è la mossa del draw. Quello che siete nel draw. Capitolo 5, l'eroe di questo mondo. Un eroe di questo mondo. Grazie Buffmeister. Avrei preferito farlo per conto mio. Va bene. E in breve, non questo, questo qua, che è enorme. In realtà non è questo. Ah, è questo qua, ok. In breve sta cosa della borsa. Oggi è uscito un articolo di Bloomberg che riporta il fatto che Square ha avuto un calo del 30% dal picco di quest'anno rispetto al... rispetto a quello che è adesso. È partito da un picco di 7.300 yen che ha avuto l'8 giugno, l'8 e il 9 giugno, quindi dopo il 3 di rebirth praticamente, e il picco più basso ce l'ha avuto l'8 agosto di 5.000 yen, 2.000 yen di differenza, 30% di calo. Su questo ci hanno fatto un articolo che fa capire che Square si deve riprendere e tutte queste cose. E gli azionisti non si fidano più tantissimo di Square. La maggior parte di queste cose è vera, anzi i numeri sono veri, sugli azionisti è un po' da vedere quanto può essere vero. Il punto è che il calo di profitti non è dovuto al 16, ma è dovuto a tutto il resto. Il 16 non è riuscito a tappare tutto. Tutti gli altri titoli hanno portato a dei cali che il 16 è riuscito a coprire quasi al meglio, però con un ribasso. Quindi il calo del 30% è dovuto al fatto che gli azionisti sono delusi da tutto il resto, che il 16 è riuscito in maniera parziale a mettere una pezza, molto parziale. E se invece si leggono cose come 2 miliardi in perdita, Square non ha 2 miliardi in perdita, il 30% di yen per lo stock di azioni che hanno porta ad un buco azionario di 2 miliardi, ma non è che ha perso 2 miliardi di dollari, sono i miliardi che avrebbe avuto se manteneva 7 mila yen di stock. Quindi purtroppo l'analisi è interessante,
ma quasi nessuno l'ha riportato come si deve. Quasi nessuno è riuscito a fare 2 più 2 su questa analisi di mercato. Anch'io stesso all'inizio non l'avevo capita bene. Mi sono confrontato con persone tipo Zell che sono più addentrate in questa cosa e me l'hanno fatto vedere su un punto di vista diverso. E quindi siamo riusciti ad avere un quadro più generale. Quindi il punto non è che dopo Final Fantasy XVI c'è stato il calo. Il punto è che per via del fatto che i profitti non sono stati alti per via degli altri giochi, c'è stato un calo e questo calo ha portato, tra l'altro, appunto l'8 agosto, quindi dopo, cioè quando abbiamo avuto gli azionisti, come si chiama, il report trimestrale, c'è stato un calo delle azioni. E questo qua ha portato alla cifra del 30% in meno. E oggi, dopo un mese e mezzo, Bloomberg ha fatto uscire un'analisi perché ha sentito, a suo dire, gli azionisti. Ma tutto questo è comunque fermo a due cose. Uno, il fatto che appunto c'è stato un effettivo calo dei profitti perché hanno usato una tecnica particolare di copertura totale per via del 16. Prima cosa. Secondo, il CEO è appena entrato, quindi se ci sono stati dei cambi deve essere gestito dal nuovo CEO. Il nuovo CEO non ha fatto niente ancora. E ultima cosa, la manovra doveva vedersi dopo il tempo, cioè l'anno fiscale è appena iniziato, siamo a metà, ma c'è ancora il rebirth in mezzo. Dopo il rebirth se ne può parlare se questa manovra non ha davvero funzionato. Per adesso c'è stato l'ultimo trimestre del 2022 che è stato pieno di roba, tutta attaccata. Anche per via di Forspoken, il 16 è stato l'unico che ha potuto toppare un po' il tutto, però portando un punto di vista non positivo agli azionisti. Ma l'anno fiscale ancora da raccontare, o meglio a rebirth da raccontare. Va bene, ripeto, questo qua era molto in breve, il punto è che quasi nessuno ha saputo leggere sta notizia. Se leggete le notizie in italiano, parlano di perdite di 2 miliardi di dollari, è stata colpa del 16. Altre cose, diverse cose. Se volete leggere, leggete l'articolo originale di Bloomberg e basta, solo quello. Non leggete traduzione così, leggete solo quello originale di Bloomberg. Quello è l'unico che ha fatto l'analisi, quindi meglio di lui, è la fonte su questa cosa. Qualunque traduzione metterà sempre del suo, sempre. Se nel titolo c'è scritto Final Fantasy 16, già è fazioso. Già è contro quel prodotto. Mentre quello di Bloomberg è clickbait perché si chiama Final Fantasy Makers Ever Shed Revenue of 30%, quindi non è la cosa più pulita del mondo. Però l'hanno fatta loro l'analisi. Va bene, questo è tutto per oggi. Noi ci vediamo domani alle 21:30. Commentiamo il direct. Vediamo se facciamo 10 minuti di Baden Kaios, non penso che ce la faremo perché è un'ora e mezza dopo lo State of Play. Se fosse stata a mezzanotte ce l'avremmo fatta, se no non dovremmo commentare il direct. Dipende, magari ci vediamo qualche trailer sparso del direct, non ci vediamo tutti e 40 minuti. Se il direct è fighissimo, ce lo rivediamo, si commenta e aspettiamo le 22, aspettiamo le 11. Se il direct ha avuto solo 3-4 cose fighe, ci vediamo solo i trailer interessati e giochiamo a Baden Kaitos. Vediamo com'è da farsi. Se no, annulliamo persone e giochiamo a Baden Kaitos il 15. Vediamo, non lo so. Però domani abbiamo State of Play e sicuro abbiamo commento del direct e State of Play. Di sicuro questo. Poi vediamo come giustarsi. Va bene. Oggi abbiamo fatto le nostre 3 orette. Ever Crisis lo rivedremo al prossimo update. Non so se subito, dipende da quanto sarà farmoso. Se è troppo farmoso, lo faccio prima per conto mio e poi vi faccio vedere solo la storia. Se non c'è bisogno di farmare, lo facciamo subito in diretta. Magari mi sento con qualcuno che lo fa prima. Va bene. Aia, io vi ringrazio per essere stati presenti. Come al solito, se la like ti è piaciuta, iscrizione, like e condivisione. Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. Ci vediamo alla prossima live. Bye bye.